Io mi associo. L'avvocato Di Peri si associa. L'avvocato D'Agostino non ha nessuna osservazione. Nessuna osservazione, gli altri difensori anche dei siti esterni. Ci sono osservazioni? Nessuna? Va bene, quindi allora la Corte si riserva di provvedere nel prosieguo su questi documenti. Un'altra cosa prima di questione di un minuto, c'era ancora una riserva invece già incamerata dalla Corte sulla richiesta dell'avvocato Bertorotta che riguardava un'acquisizione documentale. È stata formulata alla scorsa udienza, almeno sì, mi pare di, non la scorsa udienza, la precedente. Allora, su questo la Corte, sciogliendo la riserva sulla richiesta della parte civile De Gennaro di acquisizione di copia del decreto che dispone il giudizio innanzi al Tribunale di Caltanissetta, emesso in data 21 ottobre 2014 nei confronti di Massimo Ciancimino per i reati di calunnia aggravata e rivelazione di segreti. Ritenuto che l'acquisizione del detto documento appare del tutto superfluo al fine indicato dalla parte istante, nulla aggiungendo al contenuto della deposizione del testo e mancano la conoscenza del provvedimento che ha disposto il giudizio nell'ambito del quale è stata resa la detta deposizione, e non essendo per altro verso utilizzabile ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato Ciancimino, non rientrando nella previsione di cui all'articolo 236 codice procedura penale. Per questi motivi non ammette il documento e per effetto ne dispone la restituzione. Allora, detto questo, noi possiamo riprendere con l'esame dell'imputato Ciancimino, il quale può accomodarsi qui. Si accomodi. Valgono ovviamente gli avvertimenti anche riguardo alle sue facoltà che sono stati fatti all'udienza di ieri. Può accendere il microfono e quindi possiamo ridare la parola al Buongiorno. pubblico ministero per riprenderne l'esame. Grazie Presidente. Buongiorno, signor Ciancimino. Buongiorno, procuratore. Ieri ci eravamo interrotti nel momento in cui le avevo fatto una domanda che le riformulo. A proposito del signor Franco, lei aveva già detto di aver avuto anche la possibilità di contattarlo anche telefonicamente. Assolutamente sì. Le volevo chiedere a quali utenze lei aveva la disponibilità di utenze fisse, di utenze mobili e da quali utenze lei a sua volta chiamava questo signor Franco e in che periodo? Ho chiamato il signor Franco, lei si riferisce, mi scusi, al periodo dopo la morte di mio padre. Io mi riferisco a eventuali contatti Anche telefonici, prima, faccia per tutto tutte le sia prima volte, che tutto. dopo, sia prima che dopo. Naturalmente non mi interessa il contenuto delle conversazioni, mi interessa Mi capire scusi per la precisazione. quando ci sono state queste telefonate, da quali utenze e se lei aveva registrato in qualche sua rubrica o memoria telefonica i numeri ai quali reperiva il signor Franco. Sì, assolutamente sì, avevo uno o due numeri, sicuramente un cellulare, o forse due, ora non ho ricordo, ma uno sicuro memorizzato. A suo tempo ricordo che la memorizzazione dei numeri non avveniva secondo memoria del cellulare, ma avveniva secondo memoria di SIM card, per cui i numeri di questi cellulari erano all'interno di una SIM card che io usavo puntualmente, lui mi rispondeva e prendevo appuntamento con mio padre o di volta in volta dopo la venuta a mancare di mio padre per esigenze personali o qualche volta chiamato direttamente. Però io direi per procedere con un ordine anche cronologico, siccome ha parlato lei di contatti telefonici che risalivano già agli anni 80, quindi immagino prima anche di questa SIM telefonica, sarebbe opportuno che lei cominciasse a dirci da quando ha avuto la possibilità di contattarlo telefonicamente, come lo contattava e poi risaliamo sino al periodo più Sì. recente, quando ha utilizzato questa SIM card. Ovviamente, nel periodo in cui era in vita mio padre, nel momento in cui lo stesso mio padre me ne faceva richiesta, era lo stesso mio padre a fornirmi il numero di telefono e poi mi recavo sempre in diverse cabine telefoniche, mai la stessa, secondo le indicazioni di mio padre, per chiamare il signor Franco e prendere Ed erano appuntamento. utenze sempre diverse, un'utenza fissa, No, immagino sarà stata. erano numeri che mi dava mio padre, erano numeri che all'occasione mi dava mio padre, dice chiama e prendi appuntamento, ma credo che fosse sempre un'utenza.
Ora non ho ricordo preciso dei numeri che componevo all'interno delle cabine. Poi nel momento in cui c'è Ma stato. erano utenze fisse, evidentemente, negli anni 80. Ritengo, non so, l'ingresso del cellulare, non ho, ricordo. E non Comunque. ricorda se ci fossero dei prefissi. No, sempre Roma, sempre Roma. Quindi erano sempre Sempre prefissi numeri, sì, con sempre che. 06, con Sì, numeri sì. che ovviamente lei non ricorda. No, non Andiamo ricordo. allora all'epoca più recente, quando lei stava cominciando a parlare, questa SIM, in che anni la possiamo collocare? È una SIM che riguarda il numero che usavo sempre io, che era lo 0335 25 0337 25 26 48. Era un'utenza che era stata intestata casualmente perché non ho avuto il tempo di richiederla a un amico mio, Donnino Rosso di Vita, e che tenevo con me nel cellulare. Ricorda quando l'ha acquisita questa utenza, per Ora no, in non che lo anni, così ricordo. per avere una collocazione temporale, non No. lo ricordo. Allora, prego, Quindi, commissario, vada avanti con le allora, domande. l'intestatario della SIM era quindi questo. Mio caro amico Donnino Rosso di Vita, allora caposcalo dell'Alitalia, uno dei capiscali dell'Alitalia di Fiumicino. Sì, la vuole ripetere l'utenza per cortesia? 25 26 48 No, è. 337 25 26 48 335, non mi ricordo. 335 25 26 48, guardi, Sì, ho. lei ha sentito in altre occasioni anche dibattimentali, aveva parlato di 335 25 26 48. Senta, Siccome nel corso delle il indagini, 337 non si usa più, non mi è venuto più. quindi è 335. 335. Senta, nel corso delle indagini che le hanno riguardato, che l'hanno riguardata. Sono diverse, procuratore. Comunque, io faccio la domanda intanto genericamente. Questa SIM è stata mai sottoposta a sequestro? Sì, assolutamente sì, mi sono stati requisiti tutti i telefoni, tutto il materiale informatico. Tengo a precisare al Presidente che parliamo di una perquisizione che è avvenuta a casa mia per quanto riguarda l'inchiesta che ha portato poi alla mia condanna, definitiva per il reato di riciclaggio. Per cui in quell'inchiesta mi sono stati requisiti tutti i materiali informatici, tutto quello che avevo a casa nel periodo, è stato credo giugno del, non so, mi ricordo se era giugno del 2006, è stata fatta una perquisizione in seguito a una misura, un'applicazione di una misura Ci cautelare può dire dove è stata fatta questa nella perquisizione? mia abitazione di via Torre Arsa 5 a Palermo. E quindi è lì che è stata Sì, rinvenuta questa in assieme a una particolare. serie di altri documenti, no, c'era un elenco. Ne ha successivamente di questa SIM ottenuta la restituzione? Più volte sollecitato il mio avvocato nel tramite dell'avvocato Mangano, avevamo chiesto allorché pensavamo che si era esaurito il periodo, anche perché era stato disposto la chiusura d'inchiesta, avevamo chiesto la restituzione sia dei cellulari, soprattutto anche perché diciamo, erano di valore e potevano servire, computer e tutto, e sia la restituzione dei telefoni che all'interno avevano la SIM. Al momento della restituzione questa SIM mancava, l'ho fatto presente all'avvocato Mangano e mi ha risposto che non erano in grado di dare notizie in merito alla collocazione della SIM. Le altre SIM, le sono state Sì, tutte restituite? erano tutte all'interno dei telefoni. Senta, ricorda in particolare quale forza di polizia, quale reparto di polizia giudiziaria procedette a quella I carabinieri. perquisizione, a quel sequestro in occasione della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti? Sì, l'inchiesta era di competenza del gruppo provinciale dei carabinieri di Monreale. Chi venne materialmente ad eseguire I l'ordinanza? carabinieri. Carabinieri di dove? Di Palermo, non so come. Senta, le faccio una domanda, ritengo assolutamente precisa e vorrei che se lei fosse in grado di rispondere, rispondesse in maniera altrettanto precisa. Suo padre, Vito Ciancimino, le ha mai svelato
l'identità del signor Franco? Le ha mai detto il reale nome e cognome di questo signore che appellavate col nomignolo di signor Franco? Assolutamente no. Le faccio un'altra domanda, credo altrettanto precisa. Nel corso delle indagini e nell'ambito degli interrogatori a cui lei è stato sottoposto, lei ha mai riconosciuto in termini di assoluta certezza, tra eventuali foto mostrate, la persona di cui stiamo parlando, cioè il signor Franco, in termini di assoluta certezza, le ripeto? All'interno delle varie ricognizioni che sono state fatte sia dalla Procura di Palermo che dalla Procura di Caltanissetta, non ho mai avuto l'assoluta certezza di poter identificare la persona che in quel periodo appunto faceva da tramite tra mio padre e le istituzioni. Senta, un'altra domanda, mi ripeto su questo tema, vista anche questa sua risposta, solo alcune domande essenziali per capire poi, penso per fare in maniera più analitica e completa l'esame su tutto quello che accadde nel 92. Le volevo chiedere questo signor Franco, che ha avuto questi rapporti nel tempo con suo padre, sapeva, era consapevole, era informato dei rapporti che suo padre Vito Ciancimino aveva con Bernardo Provenzano? Assolutamente sì. Era stato preposto a tal senso il rapporto già inizialmente negli anni 70 col ministro Restivo. Questo... Sì, allora un attimo, c'è un problema tecnico con il sito di riservato, hanno un problema di audio, quindi dobbiamo fermarci un attimo. Devo rimanere qui, Presidente? Sì, sì, rimanga. Speriamo che sia una questione di poco, stanno cercando di ripristinare l'audio. Possiamo riprendere, sì. E allora per anche comprensione, anche per la registrazione, ripetiamo la domanda così. La domanda è questa, signor Ciancimino. Il signor Franco era consapevole, e se sì, ci dica sulla base di quali conoscenze lei possa fare questa affermazione, dei rapporti che suo padre Vito Ciancimino aveva con Bernardo Provenzano, di cui abbiamo già cominciato lungamente a parlare ieri? Assolutamente sì, non solo con Bernardo Provenzano, ma con quello che erano i vertici di Cosa Nostra a livello siciliano, per cui non era un rapporto finalizzato a un singolo... Scusate, ma purtroppo perdura il problema tecnico. È il mio microfono. Non riusciamo. Ma vediamo se il problema riguarda soltanto il testo. Tutti i microfoni, non hanno l'audio o soltanto, questo non lo sappiamo. Vabbè, volete vediamo. Che campo? No, probabilmente sarà un problema comune. Signor Presidente. Sì. Chi è che interviene? Tassari. Sì, prego. No, qua l'audio è ottimo. Da Sassari 8. Sì, no, il problema è sul sito riservato. Quindi non è da Sassari, sì. È l'unico sito dove non arriva la voce. Mi sentite dal sito riservato? Sì, noi vi sentiamo. Se anche voi ci date conferma che arriva adesso la voce. Sì, Presidente, sentiamo benissimo. Va bene. E allora riprendiamo. Sì. Allora, la domanda era sulla conoscenza da parte del signor Franco dei rapporti tra suo padre e Provenzano. Lei aveva risposto già affermativamente e stava sì. Però aggiungendo qualcosa che poi abbiamo interrotto. Prego. Il signor Franco era diciamo, il veicolo con quell'apparato istituzionale a cui mio padre aveva sancito quell'accordo nel 1970, era a conoscenza di quelli che erano i rapporti con Bernardo Provenzano e non solo, era a conoscenza anche con quelli che erano i rapporti che aveva mio padre con tutti quelli che erano i vertici dei vari capi dell'organizzazione verticistica di Cosa Nostra a livello siciliano e anche a livello imprenditoriale,
preciso, come ho detto anche ieri, che lo stesso rapporto che era stato voluto e creato nel 1970 attraverso l'allora amico di mio padre Franco Restivo era finalizzato proprio a questo, a cercare di tenere sotto controllo quella che poi sarebbe stata l'ascesa dei corleonesi, che di fatto poi hanno preso il potere anche nella città di Palermo, per cui era proprio, era destinato a quella finalità. Domanda analoga. Ripeto sempre, dia la risposta se è in grado di darla sulla base di elementi di conoscenza diretta o indiretta provenienti da suo padre o da altri o da specifica esperienza diretta sua. Bernardo Provenzano era consapevole dei rapporti che suo padre Vito Ciancimino intratteneva con esponenti dei servizi segreti? Bernardo Provenzano sì, assolutamente sì. Non sono in grado se gli altri esponenti di Cosa Nostra erano. Bernardo Provenzano, visto il legame, ne era a conoscenza. Lei lo afferma sulla base di conoscenze acquisite da suo padre, di conoscenze acquisite anche a Liunde, come fa a dirlo? Lo vengo a sapere nel 2002, quando incominciamo a raccogliere tutto questo materiale investigativo. Ovviamente prima lo deduco, ma le deduzioni sono... E poi lo viene a sapere espressamente? Espressamente sì, perché nel racconto mio padre come è iniziato questo rapporto, la veicolazione, il tutto, vengo proprio a conoscenza che... Quindi è la conoscenza, la fonte è suo padre, mio che padre, le dice, Provenzano sì, era informato, sì, glielo dice sì, chiaramente. Su approfondimenti miei che facevamo anche in base alla lettura delle carte, in base anche a quello che dovevo scrivere io all'interno di questo... questa bozza, prima bozza di questo memoriale, era stata fatta proprio la specifica racconto analitico di come iniziava e di come si era evoluto questo rapporto nelle varie fasi in cui erano anche maturate delle esigenze particolari per varie situazioni che avevano richiesto il tempestivo intervento di mio padre per fatti a livello nazionale che però erano venuti a essere anche suscettibili di influenze a carattere locale da parte dell'organizzazione Cosa Nostra. Lei ha già detto che Provenzano sapeva dei rapporti di suo padre col signor Franco e il signor Franco sapeva o comunque con esponenti dei servizi e il signor Franco sapeva dei rapporti preferenziali di suo padre con Bernardo Provenzano. Le chiedo, i due, Bernardo Provenzano e il signor Franco, si conoscevano direttamente? Non ho modo di saperlo, non mi è stato detto e non ho assolutamente modo di saperlo. Senta, anche se ieri lo ha accennato, suo padre quando ha conosciuto, in che circostanza e temporalmente quando, il capitano del Rosso dei Carabinieri Giuseppe De Donno? Mio padre ha conosciuto il capitano De Rosso Giuseppe De Donno nell'occasione dell'applicazione di un decreto di perquisizione e di un'applicazione misura cautelare nel giugno del 1990 presso la nostra abitazione presa in affitto nel residence di Viale Venere a Mondello. In quell'episodio che riguardava un processo mafia appalti, il capitano De Donno conduceva personalmente l'operazione, era a capo dei 10 carabinieri che erano venuti a eseguire sia il provvedimento di perquisizione domiciliare sia l'ordinanza di custodia cautelare. Senta, in quella circostanza era presente anche lei, signor Massimo Ciancimino? Sì, assolutamente sì, una perquisizione che è avvenuta alle 6 del mattino, eravamo tutti familiari presenti, e io come gli altri, ovviamente, io anche perché per la vicinanza un po'
perché i miei fratelli erano molto più suscettibili a queste cose, ho cercato un po' di capire meglio, cercando anche di accompagnare il capitano De Donno e capire cosa stava succedendo per mio padre. Mi lasciò, devo dire, un buon segnale il capitano De Donno, allora quando mio padre chiese di andare in bagno, e credo che il regolamento volesse che non poteva andare in bagno con la porta chiusa nel momento in cui era stato avvisato di una misura cautelare, e lo stesso con grande umanità disse che potevano chiudere, intervenne personalmente presso i suoi sottufficiali che non c'era di socchiudere la porta, di far procedere mio padre a quelle che erano le sue funzioni. Senta, signor Ciancimino, le volevo chiedere una cosa, e per ora tenga presente che queste domande che le farò afferiscono al periodo che va da questa esecuzione della misura cautelare nel 90 fino al maggio-giugno 92, non quello successivo. In questo periodo, cioè dopo l'esecuzione della misura cautelare, lei ha detto che suo padre venne detenuto in carcere soltanto per un mese. Circa, poi credo che ci sì, sia. Vabbè, non so. Presso il carcere di Luciardone a Palermo. Allora, io le chiedo, le faccio queste domande per il periodo che va dall'esecuzione della misura cautelare fino al maggio 92. Poi quello che succede dopo il signor Ciancimino, le faccio queste domande premettendole che le chiedo di rispondere su quello che è accaduto tra l'esecuzione della misura cautelare nel 1990 e il maggio 92. Ah, mi scusi, non avevo capito l'anno, non avevo percepito. Sì, 92. Quello che succede dopo il maggio 92 lo affronteremo a breve. Mi scusi, pensavo. Ma intanto in questo periodo le chiedo, aveste modo con suo padre, Vito Ciancimino, di commentare l'operato del capitano De Donno in occasione di quella perquisizione e arresto? Sì, avevo commentato con mio padre, avevo detto che si era stabilito tra me e il capitano De Donno, anche perché mi ero poi interessato per capire quello che era l'esecuzione della misura cautelare, che comportava anche un periodo iniziale di isolamento nel momento in cui mio padre sarebbe stato sottoposto all'interrogatorio, che ne sbloccava il periodo di isolamento e poteva dare così permesso all'ingresso dei familiari. Avevo stabilito un buon rapporto col capitano De Donno, un rapporto che si è protratto poi nel tempo, avendo percepito questa umanità e devo dire anche un atteggiamento molto professionale e anche confortante nei confronti miei e dei miei familiari. Sì, ma la domanda era se ne ha parlato, se ne avete commentato con suo padre. Sì, sì, questo è quello che avevo detto con mio padre, che mi sembrava una Senta, brava persona. Quindi tra il 90 e il maggio 92, lei, Massimo Ciancimino, ha avuto ulteriore occasione di incontrare il capitano De Donno? Assolutamente, colloquiare sì, con lui? Sì. Assolutamente sì, ci sono stati incontri e così prima, per anche casuali, mi scusi, Presidente, che sono avvenuti all'interno della struttura, diciamo, del Tribunale. Io andavo a prendere informazioni, lo stesso si aggirava, diciamo, per le vie del Tribunale, essendo, diciamo, addetto a queste indagini. Io frequentavo spesso anche gli uffici giudiziari per via delle vicende di mio padre, anche per un rapporto personale, diciamo, molto affettuoso che si è creato tra me e il dottor Falcone. Il dottor Falcone, che, diciamo, non posso dire di essere stato né amico né niente, posso soltanto riconoscergli di avermi dedicato qualsiasi ritaglio di tempo disponibile, anche dopo lunga attesa, aveva avuto sempre modo di ricevermi, ero sempre apprezzato, stavo lì con i ragazzi della scorta anche a aspettare intere giornate per poter interloquire, perché il dottor Falcone è stato la persona che meglio mi ha rappresentato il modo di fare politica di mio padre, perché le prime volte mi sono andato a relazionare, di questo era a conoscenza De Donno, perché spesso anche l'avevo incontrato in quegli uffici, per cui più volte. Poi un incontro più dettagliato e più finalizzato è avvenuto a fine maggio del 92. Senta, visto che lei ha preso questo argomento, nei colloqui che lei ha avuto con il dottor Falcone si è mai parlato della possibilità di un o dell'auspicio di un inizio di collaborazione con la giustizia da parte di Vito Ciancimino? Assolutamente sì, era stato un'iniziativa che era nata
da un'apertura del dottor Falcone appunto nei miei confronti, che mi aveva manifestato soprattutto un malessere, che era stato quello di inizialmente voler scaricare la responsabilità del reato iniziale per il quale mio padre era stato sottoposto, uno dei reati per i quali iniziali mio padre era sottoposto a misura cautelare anche in seguito all'esportazione di capitali all'estero, oltre quello dell'associazione a delinquere, che poi è pervenuto in una seconda fase. Aveva giudicato l'atteggiamento di mio padre poco rispettoso perché aveva scaricato tutte le colpe nei confronti di mio fratello Sergio e di mio fratello Giovanni, allora diciottenni e diciannovenni, che di fatto si erano recati in Canada su indicazione di mio padre, non avevano ancora né quell'età né quel potere decisionale tra noi famiglia per poter accedere a simili acquisizioni, a simili sborsi di denaro. Faceva un po', diceva che lui non sapeva niente. Devo dire che ovviamente non potevo che non approvare il disappunto del dottor Falcone nel non volersi assumere le proprie responsabilità. Da lì in poi è nato un rapporto che soprattutto per me era finalizzato a sistemare la posizione processuale dei miei fratelli. I miei fratelli, in seguito a quella misura, per notizie che c'erano arrivate attraverso veicolazioni, diciamo, di cui ho rappresentato ieri, si erano allontanati e stavano in territorio elvetico assieme all'altro mio fratello. Capirà, Presidente, tutto questo comportava un grande disagio familiare all'interno di quella che era, diciamo, il resto del nucleo familiare palermitano, che era rimasto una sorella minorenne, io e mia madre. Cercavo di venire a capo e mettere almeno fine a quello, perché faccio un appunto, un mandato di cattura specifico nei confronti dei miei fratelli non era stato emesso, in quanto a quanto pare mi aveva detto il dottore Campo non era stato possibile notificare, perché i miei fratelli il giorno stesso che mio padre era stato arrestato si sono subito recati in territorio elvetico secondo delle precauzioni che aveva dato il signor Franco, con la quale mio fratello si era incontrato a metà viaggio a Roma, di continuare e di andare con determinate accortezze in territorio elvetico. Quale dei due suoi fratelli? Giovanni. Questo, ovviamente, da lì è nato questo rapporto, e io devo dire che ho cercato in ogni modo, essendo stato sempre a disposizione, credo che la mia vita ne rappresenti bene, a disposizione delle istituzioni, ho cercato di far collaborare mio padre. Una collaborazione che, devo dire, il dottor Falcone ha cercato di ottenere in ogni modo, alla quale inizialmente mio padre aveva prospettato un'ipotesi di apertura. Un'ipotesi di apertura, Presidente, che consentì, uno, di ottenere una delle fondamentali richieste di mio padre per dar seguito a questa collaborazione, che era quella di non finire in quello che era, come definiva il professore Campo, il calderone del maxi processo. Gli avvocati penalisti palermitani avevano il terrore di questa giustizia, dico tra virgolette, come definiva mio padre, sommaria, che poteva essere frutto di un maxi processo con centinaia di imputati. Però io volevo capire se la domanda del pubblico ministero era finalizzata, perché il rapporto Ciancimino, ritornando agli anni precedenti, l'84, non so se la domanda era questa. Io volevo capire in che termini, in che epoca, diciamo, il dottor Falcone eventualmente le rappresentò l'auspicio che suo padre collaborasse con la giustizia. Dopo, nel periodo in cui mio padre è stato arrestato, all'84, all'85, consentendo ai miei fratelli di rientrare in Italia con un accordo che ho fatto io con il dottor Falcone, senza alcun provvedimento di arresto, e recarsi a casa e con calma poi fare i due interrogatori che sono stati espletati, e di stralciare la posizione di mio padre da quella che era il maxi processo. Mio padre poi si tirò indietro, dicendogli che l'avrebbero ammazzato e cose, non rispetto l'accordo, per cui il tentativo fatto da me e dottor Falcone non ebbe seguito. Torniamo al 1990, dal 90 fino al maggio 92. Lei ha detto gli incontri col capitano De Donno da parte sua nei locali del Palazzo di Giustizia. Sì. Li incontravate anche fuori? È capitato che vi siate incontrati anche fuori? È capitato fin da quel periodo che vi siate telefonicamente contattati?
Che tipo di rapporto si instaurò in quel periodo tra lei, Massimo Ciancimino? Un ottimo rapporto, no, non mi ricordo se mi lasciò il numero, credo di sì, ci siamo sempre tenuti in contatto. Credo Ci davamo del tu, credo che siamo andati a mangiare pure una o due volte alla pizzeria Il Leoncino, che era proprio alle spalle del Plaza a Roma. Quindi anche su Roma vi vedevate? Sì. Senta, andiamo ora a 1992. Lei ricorda dove si trovava e a quale regime era sottoposto suo padre Vito Ciancimino quando il 12 marzo del 92 a Palermo, anzi a Mondello, venne ucciso l'onorevole Salvo Lima? Mio padre era libero, perché era completamente libero, ma aveva stabilito la sua residenza nella città di Roma, ci trovavamo a Roma ed eravamo insieme nella casa romana. Mi ricordo che nei paraggi fui chiamato da mio padre, che mi mise al corrente di quello che era... Scusi, Presidente. Prego. Di quello che era accaduto all'onorevole Lima. Devo dire che a tal proposito avevo notato in mio padre una certa amarezza e anche una certa senso di sofferenza, perché reputava il modus operandi dell'omicidio dell'onorevole Lima qualcosa di brutale, perché ripeteva sempre la frase: se ne è accorto, è scappato in mezzo, diciamo, ai cassonetti. Per mio padre non c'era di peggio che poteva, infatti proclamava al giudice Livantino, anche se ovviamente personaggi completamente diversi. Cioè, percepire proprio l'idea di essere da lì a poco ammazzati, cioè, deve essere terribile. Era rimasto parecchio impressionato. Eravamo comunque, per rispondere alla sua domanda, eravamo tutti e due nell'appartamento di Roma dove avevamo residenza, sia io che mio padre. Senta, al di là di questo stato d'animo che le manifestò, suo padre le disse qualcosa a lei o a suo fratello Giovanni? Decise di, comunque, visto che era libero, di scendere a Palermo, in Sicilia, per fare le condoglianze ai familiari di Lima o per altri motivi? Cosa accadde subito dopo? Accadde subito dopo, Presidente, che mio padre mi disse di recarmi a Palermo, di parlare con mio fratello Giovanni. Mio fratello Giovanni, perché a prescindere che eravamo un po' tutti amici della famiglia, dei familiari, non loro a Lima, in quanto gli stessi in quel periodo risiedevano in quello, diciamo, eravamo stati accanto in una villa che avevamo affittato sempre in via Venere, dove venne l'arresto di mio padre. Era una villa bifamiliare, metà abitata dai figli dell'onorevole Lima e metà abitata dai miei familiari. Poi un'amicizia comunque che si protraeva da tempo, ma mio fratello Giovanni era molto amico anche del marito di Susanna, rappresentava il maggiore dei figli, per cui mio padre mi chiese di recarmi a Palermo, di mandare Giovanni al funerale e di rappresentare il lutto alla famiglia Lima e di capire la mancanza, diciamo, che mio padre preferiva non recarsi a Palermo per motivi di opportunità. Ricorda se nei giorni immediatamente successivi all'omicidio Lima accadde qualcosa? Suo padre fu investito di una richiesta di informazioni collegata alle modalità e alle circostanze dell'esecuzione materiale dell'omicidio? Assolutamente sì. Mi ricordo che il momento in cui arrivai a Palermo per veicolare quelle nuove notizie a mio fratello Giovanni di partecipare al funerale, fui chiamato da mio zio Giuseppe Risotta, anch'esso nato a Corleone, uno zio molto presente in quanto abitavamo nello stesso stabile, piano sotto e piano sopra, e mi disse che aveva urgente bisogno di parlare con mio padre. Questa urgenza nasceva dall'esigenza che due suoi paesani erano stati testimoni diretti perché accompagnavano l'onorevole Lima all'interno dell'autovettura. Si trattava di Nando Liggio, che era nella vettura, e non so se subito dopo era anche Purpura, l'onorevole Purpura, molto preoccupato di questi eventi, temeva per la sua vita.
Mio zio mi disse che era urgente perché i due erano terrorizzati e che non volevano uscire più di casa, uno perché pensava di poter riconoscere magari o poter aver visto quelli che erano stati proprio gli esecutori materiali, perché lui si era nascosto dietro un cassonetto dell'immondizia in via delle Palme a Mondello, e l'altro perché pensava di essere il prossimo a cosa. Anche ho un ricordo che la stessa richiesta pervenne, però io non ero presente, credo, anzi sono sicuro anche dagli ambienti del signor Franco, preoccupati per quanto stava accadendo. Io però mi trovavo a Palermo in quel periodo, però sono sicuro da un racconto postumo fatto da mio padre che le preoccupazioni sull'omicidio Lima avevano destato grande allarme a livello di quelli che erano i canali che veicolava il signor Franco, sia quindi per questo motivo sia anche per le esigenze di mio zio si decise. Aspetti, signor Cioncini. Mi scusi. Volevo, così poi non ci torniamo più. Prego. Quindi lei è destinatario diretto, se non ho capito male, di quello che le viene rappresentato da suo zio Giuseppe Lisotta circa le preoccupazioni di questi due corleonesi, in quanto nativi di Corleone, che erano Erano Nando Ligio e Sebastiano Purpura. In particolare la preoccupazione esposta da questo Nando Ligio qual era? Era quella di essere in macchina nel momento dell'attentato con l'onorevole Lima, di essere scappato e di poter che gli esecutori materiali avessero potuto riconoscerlo e lui avesse potuto riconoscere loro, per cui poteva essere a rischio anch'esso della vita, trattandosi sicuramente di un omicidio eccellente e di qualcosa che aveva stravolto. Era terrorizzato, proprio terrorizzato, e non voleva uscire di casa finché mio padre non poteva dargli un minimo di rassicurazioni e una nota di spiegazione su quello che stava accadendo, per cui pregò mio padre proprio umanamente anche di poter prendere un incontro immediatamente a Palermo per parlare. Ovviamente mio zio Lisotta sapeva il rapporto che c'era tra Corleonese con mio zio, lo chiamava il ragioniere, col ragioniere, per cercare di capire cosa stava succedendo, perché c'erano le famiglie in stato di agitazione, volevano lasciare Palermo. Ho capito, quindi suo zio Lisotta le disse espressamente di chiedere al suo padre di parlare col ragioniere, cioè con Provenzano. O con qualcuno di quegli ambienti. Comunque lui, Lisotta, era consapevole, le ha detto, eravamo parenti, abitavamo nello stesso stabile, dei pregressi rapporti tra suo padre Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano? Sì, ne era consapevole, in quanto lo stesso Lisotta era presidente, era stato sindaco di Corleone ed era presidente dell'unità sanitaria locale, alla quale spesso mio padre faceva richieste per agevolare la ditta del nipote di Provenzano, Carmelo Gariffo, che si occupava di rappresentanze medico-sanitarie all'interno, appunto, dei vari ospedali. Spesso in qualche gara di appalto erano stati fatti anche interventi, sapendo ormai, cioè non c'era neanche più bisogno degli interventi, perché mio zio sapeva benissimo Carmelo Gariffo a chi apparteneva e chi rappresentava. Quando lei rappresentò questa richiesta veicolata dal Lisotta a suo padre, quindi lei tornò a Roma, ha detto: rappresentai questa richiesta. Assolutamente sì. Cosa disse e cosa fece suo padre? Mio padre mi disse di prenotare un viaggio per Palermo, cosa che io feci, e nel periodo di, ora non mi ricordo, è stato subito dopo, nel periodo di fine, cioè ho ricordo, era fine marzo, però Presidente, su questo ho avuto modo, all'interno di quello che è il fascicolo processuale del processo che è in corso a Caltanissetta nei miei confronti di calunnia, di prendere contezza di un'intercettazione telefonica, in quanto subito dopo l'omicidio di Lima, secondo quanto letto da questo rapporto della DIA, l'utenza di mio padre di Roma era stata posta sotto controllo dalla... Presidente? Sì, prego. Mi scusi da Parma. L'imputato Rina Salvatore ha chiesto di essere allocato su una sedia a rotelle, pertanto chiedo una breve sospensione e l'oscuramento del sito temporaneo. Grazie. Sì, facciamo completare questa risposta al Ciancimino e poi, quindi, un minuto soltanto. Allora, prego. Va benissimo. Prego, ho preso quindi contezza
proprio della data esatta, perché in quel rapporto di polizia sono le telefonate intercettate di me che faccio il biglietto e tutte le intercettazioni di me che fisso l'incontro presso uno dei soliti posti, esattamente in uno studio dentistico di Palermo, con il Bernardo Provenzano attraverso mio padre. Cioè, in quella, non so se agli atti di questo processo, in quel documento viene rappresentata meglio proprio tutta la ricostruzione storica di quella telefonata, della richiesta del mio biglietto, del rientro, del viaggio di mio padre a Palermo, delle date e del rientro a Roma e dell'appuntamento col Provenzano. Ovviamente non si parla di appuntamento col Provenzano, ma si parla esplicitamente di appuntamento col dentista. Ho anche letto, perché forse al momento del primo interrogatorio mi ricordavo esattamente il periodo storico, ma non ero in grado di specificare la data, che su un'iniziale richiesta di mio padre, un'intercettazione telefonica ai brogliacci di quel rapporto, io, siccome devo anche sbrigare un'altra cosa, era stato sollecitato un mio rientro subito in abitazione, perché accompagnarlo al dentista non poteva essere mio fratello Roberto, ma dovevo essere per forza io, perché io ora, leggendo quel rapporto, ho fatto mente locale che ho dovuto anche accelerare dei tempi per poter essere poi alle 2, alle 11, non mi ricordo, al dentista. Comunque, non so se questo documento è gli atti del processo. Senta, una cosa sola, poi... così completiamo l'argomento. Sì, completiamo questo e poi facciamo quella sospensione. Poi vediamo che cosa si sa dell'incontro. Lei in realtà aveva sempre dichiarato che questa discesa, diciamo, con suo padre a Palermo per parlare con Provenzano era dell'ultima decade di marzo, quindi... Il 27, appunto, vedere. Dal controllo di queste intercettazioni telefoniche e dal contenuto dei brogliacci, lei oggi la colloca precisamente al giorno... 27, non la colloco io, la colloca la DIA. Lei aveva già detto che era... quindi 27 marzo. Sì, e c'è pure il contenuto delle telefonate, che esatto. Mentre inizialmente io avevo collegato l'appuntamento... Lei ricorda, per carità, lo dimostreremo a Riunde poi, ma in quel momento era l'utenza telefonica fissa di casa vostra a Roma? Sì, 0665640679, l'unica utenza fissa di mio padre, l'unico periodo che è stata intercettata nell'arco di 10 anni. Sì, per un mese soltanto. Però un mese soltanto. Lei ricorda pure quale forza di polizia seguiva le intercettazioni? Cioè, ricordo, meglio, lo ha saputo? L'ho letto, credo la DIA, mi sembra. Ora non ho... No, vabbè, poi dimostreremo, cioè, se non lo ricordo. La polizia, non me lo ricordo. Vabbè, non se lo ricordo. Ho avuto occasione di leggere... Quindi, ora dobbiamo fare la pausa, quindi collochiamo questo appuntamento di suo padre dal dentista a Palermo, ora magari ci darà qualche indicazione in più, con Provenzano, il 27... O 28, marzo, 27 si parte, c'è la... 27 o 28 marzo 1992. Adesso purtroppo... Sì, ma spero che sia una questione di pochi minuti. Allora, autorizziamo l'oscuramento del sito di Parma per Rina e vediamo di fare in tempi il più rapidi possibili questo trasferimento. Sì, va bene, Presidente, da Parma. Sì, procedete. Grazie, grazie. Ma però se si vuole alzare... Posso? Sì, faccia pure. Grazie. Non è una pausa vera e propria, perché speriamo di riprendere al più presto, ma lei nel frattempo può allontanarsi. Posso accomodarmi? Un attimo, che ancora forse non siamo pronti per riprendere, quindi se lei vuole. E allora, mi pare che è tutto a posto, abbiamo ripreso il collegamento da Parma e quindi... Ciancimino può ritornare. Allora, signor Ciancimino, siamo rimasti al dato che il 27 o il 28 marzo, poco importa se il 27 o il 28. Il 27 era la data che avevo dato io nell'interrogatorio, poi era il 23 la partenza, secondo il rapporto. No, guardi, però no, adesso non andiamo, la domanda non è sulla data precisa. Scendete a Palermo... Scendete insieme con suo padre? Sì, facciamo il biglietto insieme, scendiamo insieme, risaliamo insieme. C'è anche nell'intercettazione, il biglietto è stato acquistato, scusi Presidente, è stato acquistato per telefono, ricordo questa intercettazione del 23 e del 22, risposta non so da chi,
C'è proprio anche la telefonata per l'acquisto del biglietto fatto dal numero dell'abitazione di mio figlio direttamente dall'Italia, per te di mio figlio, di mio padre, da me, per lui e me dall'abitazione di mio padre. Lei accompagna suo padre da questo dentista? Sì, risulta anche dall'intercettazione. Guardi, poi le intercettazioni, poi noi ci ascolteremo tutto e intanto... Concentri sul suo ricordo intanto, se poi dalle intercettazioni avremo ulteriori riscontri sarà anche un'ulteriore cosa importante. Intanto si concentri sul suo ricordo. Sì. Quindi lei accompagna suo padre da questo dentista, ma le volevo chiedere, intanto questo luogo dove lei accompagna suo padre, dov'è? Questo luogo si trova esattamente all'angolo tra via Le Lazio e all'inizio di Via Sciuti. Era un luogo che era stato già preposto e finalizzato in altre occasioni per incontri con il Provenzano o con, una volta mi ricordo, con il Gambino, Giacomo Giuseppe Gambino, da me conosciuto in quell'occasione anche così. Questo studio dentistico aveva la peculiarità di essere da sempre lo studio dentistico di famiglia, della famiglia, diciamo, dove noi ci appoggiavamo, nello studio Braconi di Palermo, ma soprattutto garantiva la sicurezza e un minimo di privacy il fatto che a dirigere questo studio ci fosse la compagna di Giacomo Giuseppe Gambino, che era la segretaria che dirigeva questo studio, per cui in orario fuori studio, intorno alle 1, alle 2, era solito mio padre, come in altri posti, aveva altri luoghi dove incontrava, come poteva essere casa di Lipari o casa dei cugini Lipari, mio padre ha incontrato anche altre volte il Bernardo Provenzano. Quella volta lei accompagnò suo padre, salì nello studio? Sì. Suo padre? Suo padre venne effettivamente sottoposto a una visita dentistica oppure incontrò qualcuno? Incontrò il Provenzano, non so se poi la segretaria dispose una cartella per giustificare la presenza, questo non ho Quindi lei in quell'occasione lo vide il Provenzano? Sì, sì, lo salutai e poi si appartarono in uno studio a parte, io rimasi nella sala d'attesa del dentista. Andammo a piedi. Dopo... Quanto tempo rispetto a questo incontro presso lo studio Braconi tornaste a Roma? Uno o due giorni, non ho ricordo preciso. Credo che la visita, insomma, la permanenza si limitò a tre giorni. Suo padre, a cui lei aveva rappresentato il problema della richiesta di Leggio e di Purpura, e dopo questo incontro con Provenzano, le disse qualcosa sul contenuto della conversazione, dell'incontro che aveva avuto con Bernardo Provenzano? Assolutamente sì, perché fu anche stimolato da alcune mie domande che umanamente conoscevo bene da bambino, l'onorevole Salvo Lima, in quanto frequentava casa mia, noi frequentavamo casa loro, amici di figli, cose, cercavo di capire. Mio padre mi rappresentò che il Provenzano aveva detto che era stato il Rina che era impazzito, che aveva deciso di far tagliare i rami secchi, aveva deciso per una nuova politica e che quello era soltanto l'inizio. Vidi mio padre molto preoccupato di delle parole che furono riportate in quell'occasione dal Provenzano a mio padre, perché oltre a, secondo lo... diciamo, a giustificare l'operazione dell'omicidio di Lima come mancato al raggiungimento di accordi prestabiliti tra il Rina, perché Lima era molto più vicino alla Rina che alla Provenzano, accordi che mio padre definiva già da tempo inaccettabili, e non capiva come lo stesso Lima potesse aver accettato un simile accordo che era stato riferito dal Provenzano. Mio padre percepì nel Provenzano proprio anche una paura di questa nuova escalation di violenza, mi riportò proprio le parole che Provenzano disse che erano di Rina, questo è solo l'inizio.
adesso non si scherza più, adesso si fa sul serio. Per cui video mio padre, ovviamente molto preoccupato per quelle che potevano essere le conseguenze. Non scordiamoci che mio padre reputava Rina veramente intellettivamente limitato, una persona molto aggressiva, quasi un animale. Dice, non riesce a capire che tutto il peggior nemico di Cosa Nostra è lo stesso Rina. La strategia di Rina ha determinato le peggiori leggi restrittive per l'organizzazione criminale. È stato il più grosso danno che ci poteva essere all'interno dell'associazione Cosa Nostra. Era molto preoccupato anche perché in quel momento mio padre sapeva benissimo che la gestione del potere era quasi tutta in mano a Rina, perché c'era una volontà del Provenzano di defilarsi e di uscire un po' di scena. Questo quindi, di queste parole di suo padre che riferisce le parole di Provenzano, lei è testimone diretto, signor Ciancimino, già nel 92. Non sono cose che le vengono riferite poi nel 99-2002. Sono testimone diretto per il racconto avvenuto temporalmente nel 92 da parte di mio padre, perfetto. Non diretto dell'incontro tra mio padre e Provenzano. Cioè, suo padre le disse che aveva visto Provenzano e che Provenzano aveva detto queste cose. Non ho mai partecipato a riunioni. Sì, ma ho inteso bene. Sì, suo padre nel 92, in ritorno a Roma, le dice che Provenzano aveva detto queste cose. Assolutamente sì. Una situazione che lei, come altri che vedremo, ha vissuto personalmente e direttamente nel 92. E mi dica una cosa, signor Ciancimino, ma con riferimento al fatto, due specificazioni. Lei ha detto che suo padre le disse che Rina aveva detto questo è solo l'inizio. Lei ricorda se in quella circostanza da Provenzano suo padre aveva avuto anche l'indicazione di nomi o categorie di persone o tipo di attentati che si dovevano fare secondo la mente del Rina? Di veri e propri attentati no, mi parlò di un elenco di persone che avrebbe dovuto togliere di mezzo, che l'onorevole Lima era soltanto l'inizio di un lungo elenco che avrebbe comportato un'eliminazione di politici, di magistrati e di altri soggetti. Invece il nome di Vizzini, ora non mi ricordo esattamente i nomi che fece, tutti i nomi, comunque era un elenco lungo, una cosa che mio padre ovviamente riteneva folle. Folle perché, se mi permette, mi ricordo proprio come appresi anche questo da mio padre, perché non avevo una cultura mafiosa da poter percepire anche il significato. Non percepiva come un attacco a Cosa Nostra in quel momento così eclatante, di netta contrapposizione dell'organizzazione criminale allo Stato, poteva essere utile, quando la stessa organizzazione di fatto era un'organizzazione parassitaria che viveva di Stato. Dice, un confronto diretto, dice, la storia insegna che non è mai stato vinto da nessuna associazione criminale. L'azione repressiva, se lui mette a punto questo tipo di strategia, sarà massacrante per tutti. Senta, in quell'incontro lei ha detto, vediamo se lo riesce a specificare meglio il ricordo di quello che le riferì, suo padre Provenzano intendeva, mi pare che ha utilizzato il termine defilarsi. Sì. Che significa? Cioè, significa, non le chiedo che significa, suo padre le spiegò cosa, dicendo che Rina aveva questo programma, cosa Provenzano gli avesse detto? Provenzano gli aveva... A proposito del suo, di Provenzano, intendi? Sì, gli aveva detto pure che si era attivato proprio per alimentare la voce che fosse morto di malattie e cose varie, proprio voleva un po' defilarsi, andare, credo, a spostarsi in Germania dove aveva degli affetti, cose, e poi tirarsi indietro. Mi ricordo come mio padre anche in quell'occasione ricordò che se si era arrivato a questo punto... La colpa, è, dice, gli aveva detto, chiamava Binno, presidente, è anche tua. Sei tu che hai permesso a questo personaggio inaffidabile, mio padre anche lo definiva un po' doppio giochista, che sbirro, faceva cioè al momento giusto vendeva le persone, di arrivare a questo punto.
perché nessuna mente pensante poteva assicurare maxi processi e cose varie, per cui non puoi defilarti, hai delle responsabilità. Cerchiamo di calmarlo. Questo le racconta suo padre, sì. Essere stato il colloquio, sì, nello studio dentistico Bracone. Mi ha raccontato tutti gli elementi del colloquio, sono state soltanto delle sollecitazioni a miei quesiti, ovviamente. Senta, e sul quesito che aveva dato origine alla necessità dell'incontro, cioè ma questo Pino Leggio può stare tranquillo o no? Suo padre le disse qualcosa sulla risposta di Provenzano? Sì, mi disse di andare a mio zio. In quel momento aveva lo studio, gestiva lo studio delle visite pomeridiane in uno studio posto in Via Giusti. Mi disse di mandare a chiamare subito mio zio Risotta, cosa io che andai a fare, e parlò con mio zio Risotta rassicurandoli che nessun tipo di paura dovevano, ovviamente, se avevano notizie da fornire agli inquirenti avrebbero dovuto mantenere il massimo silenzio, dicendo che non avevano visto niente, e che mio padre li avrebbe tutelati, che non sarebbe stata fatta nessuna azione repressiva nei confronti né di loro né delle loro famiglie. Senta, nel riferirle il contenuto di quell'incontro, suo padre, a proposito dell'idea di questo è solo l'inizio, di uccidere anche altri politici, magistrati, le disse se per come era stato rappresentato da Provenzano questa idea, questa strategia era soltanto di Riina, era stata concepita originariamente da Riina, o se Riina era stato, diciamo, suggerito, sobillato, era d'accordo con altri. Per quello che le dice eventualmente. No, mio padre mi dice ovviamente subito che Riina è incapace di arrivare a simili strategie e anche a simili azioni. Ha sempre definito Riina un po' come un burattino. Infatti mi ricordo come, mi perdoni signore le cose, mio padre usò il termine, non riesco a capire in questo momento chi è che gli sta mettendo in testa questa nuova serie di min. Perché dice già si è bevuta la storia della revisione del maxi, dell'annullamento del maxi processo, ci ha creduto, è arrivato a tal punto da poi vendicarsi e ammazzarsi Lima. E poi adesso chi, comunque Provenzano nel rappresentare gli disse che c'era qualcuno che ovviamente gli stava dettando queste strategie. Di questo mio padre era molto preoccupato, perché il ragionamento di Riina non era un ragionamento strategico, era qualcosa di impulsivo, di immediato, non era una persona che ragionava a lungo, certi errori non avrebbero mai dovuti fare. Ha sempre pensato e ha sempre avuto contezza mio padre che Riina fosse manovrato. E Presidente, questo devo dire che ne ho avuto contezza anche io, è una cosa che sembra strano, perché la raffigurazione di un soggetto come Riina, che viene raffigurato come il capo dei capi, e vedere come veniva trattato da mio padre, che sicuramente, anche se aveva subito una condanna definitiva, allora ancora non definitiva, credo, per il reato di associazione mafiosa, e che addirittura lo collocava come uomo in mano, mi ricordo che le parole usate allora da Buscetta era uomo in mano ai corleonesi per l'esecuzione del programma dei quattro mandamenti, della restituzione dei quattro mandamenti palermitani, mi faceva ben pensare, dico, ma se questo è il capo dei capi, mio padre cosa è che si permette di buttarlo fuori casa, di insultarlo? Cioè, credo che dovrà esserci un atteggiamento un po' più referenziale. Ovviamente mio padre aveva chiara contezza che a manovrare Riina erano altri soggetti. Senta, ha già detto cosa disse Provenzano a suo padre circa una volontà di defilarsi? Sì. Ha già detto anche qualcosa con riferimento alla possibilità della rappresentazione di una sua scomparsa, di una sua morte? Sì. Volevo chiederle una cosa, un attimo faccio un passo indietro per capire meglio il contesto di questa sua visita, o meglio della visita di suo padre a Palermo. Mia e di mio padre. Ma senta, ma in quell'arco di tempo... diciamo,
dai primi del 92, dall'inizio del 92 fino a quel momento, e successivamente da quel momento fino al poi maggio, giugno, luglio 92. Suo padre era solito venire a Palermo, cioè venivate in quel momento, sto dicendo, quindi prima della strage di Capaci, per ora sempre fino a maggio 92. È stata una occasione sostanzialmente unica quella in cui siete venuti per questa... No, è capitato che siamo venuti altre volte, quella è stata un'occasione veloce, veicolata subito, senza, diciamo, venivamo in occasione dei processi, in occasione di quelle che erano ricorrenze magari di anniversari e cose varie, dove mio padre all'occorrenza magari pianificava altre situazioni. Era solito, non amava viaggiare, specialmente in aereo, era restio, viaggiava sempre in treno e in macchina. Quella era stata un'occasione di anche urgenza per poter venire a sistemare questa cosa. In particolare in quell'anno è stato l'unico viaggio aereo che avete fatto, no, in questo periodo? No, poi ne abbiamo fatto altri, me ne ricordo uno che non me ne posso scordare, Presidente, che è stato il viaggio del, credo, 18 maggio del 1992, che fu il viaggio di andata del giudice Falcone per Roma, dove poi, tornando con l'aereo invece di Stato, trovò la morte. Quel viaggio mi è rimasto impresso perché incontrammo sulla scaletta proprio il giudice Falcone, mio padre si mise un po' a dialogare col giudice Falcone, invece anche qualche battuta, perché spesso se erano incontrati la sera era solito mio padre passeggiare per Roma, ed era anche un'abitudine del dottor Falcone frequentare le stesse zone, abitando in centro, mi riferisco Piazza Navona, cosa mio padre l'aveva visto. Vabbè, qua fermiamoci, tranne che non sia poi oggetto di specifiche domande del pubblico ministero. Lei non aveva chiesto di altri ricordi aerei? No, per collocare i viaggi aerei più che altro. In contrasto, casualmente, il giudice Falcone, lei e suo padre in un Palermo-Roma, volo aereo del 18-19 maggio. Esatto, assolutamente sì, stavamo rientrando da Palermo e fu l'ultimo volo, che credo, di linea che prese il giudice Falcone. Mio padre fece la battuta che gli disse... anche il dottor Falcone chiamava Don Vito, gli disse: Don Vito, mi pare se la trovo un po' appesantita, troppe carbonare, perché lo hai visto spesso a mangiare al carbonara. Parlarono un attimo, mio padre fece dei commenti su più che altro su quello che era il soggetto che l'aveva accompagnato, il procuratore Giammanco, alla scaletta dell'aereo. Presidente, possiamo, chiediamo noi, fare proprio non più di 10 minuti, ma proprio anche di meno, di pausa, perché adesso affronteremo un argomento lungo e articolato che riteniamo molto importante. Io spero di farcela, di concludere un argomento lungo e articolato nella giornata odierna. Io vado avanti finché posso. Proviamoci, che sono ancora le 11:20. Allora facciamo quindi un quarto d'ora di pausa e poi affrontiamo quest'altro tema. Posso allontanarmi? Certo. Riprendiamo l'udienza. Prego, San Gimino, ritorni. E allora i siti esterni sono tutti collegati, sì, sono tutti attivi. E allora ridiamo la parola al pubblico ministero e proseguiamo l'esame. Grazie. Lei ricorda quale fu la reazione di suo padre alla notizia il 23 maggio del 92 dell'attentato di Capaci e dell'uccisione del dottor Falcone e della dottoressa Morvillo? Di enorme stupore e meraviglia per un'azione che lo stesso non poteva mai trovare collocazione in una regia di Cosa Nostra, ma che sicuramente, come già gli aveva accennato il Provenzano e come già lui aveva capito, faceva parte di quel disegno che di fatto stava mettendo in atto, in rina, di questa contrapposizione con lo Stato. Molto meravigliato, ricordo che a tal proposito fece anche una dichiarazione a un giornale di allora, Il Messaggero, dove espletò questa sua amarezza in una prima pagina dicendo: questo non è mafia, è terrorismo. Lui rimase molto meravigliato e anche sorpreso, in senso positivo, come la stessa di fatto
oltre agli uomini e agli agenti da scorta, non avesse, diciamo, creato vittime anche all'interno della società civile, di agenti non preposti alla tutela, perché di fatto sono saltate in aria due intere corsie dell'autostrada. Diceva come in quel pullman ci poteva essere un nipote, un figlio, chiunque. Non era solito questo metodo. Anche commentava pure la precisione, il tutto come era avvenuto. Mi ricordo che mi diceva neanche al Mossad riescono a fare, mi parlava di un attentato che sarà fatto, non so, a qualche leader, neanche in un attentato in autostrada sono riusciti a ottenere tanti risultati con, diciamo, soggetti ben più attenzionati da diciamo, organizzazioni criminali ben più potenti e ben più organizzate. Quindi lei ricorda anche un intervento pubblico, una dichiarazione resa alla stampa? Sì, assolutamente sì. A tal proposito, forse l'ho depositata agli atti del processo. L'ho depositata durante un interrogatorio. È un'intervista che mio padre rilascia al Messaggero, dove è intervistato, non ne voleva rilasciare, dice: questa è mafia, era una prima parte, questa è terrorismo, non è mafia. Senta, lei ricorda se ebbe modo di incontrare ed eventualmente quando, subito dopo la strage di Capaci, il capitano De Donno? Il capo di Alfa De Donno, mio padre l'ho incontrato io. Sì, no, lei Massimo Ciancimini. Io l'ho incontrato, il capitano De Donno l'ho incontrato in un volo che stavo prendendo per andare a Palermo fine maggio del 1992. Ci siamo incontrati all'interno dell'area del check-in della zona portuale di Roma, e andando tutti e due nel volo verso Palermo mi aveva chiesto se era possibile viaggiare accanto. Io ho detto: vediamo com'è l'aereo, se è vuoto, con molto piacere, Giuseppe. Già lì aveva iniziato a parlarmi di quali, che forse aveva anche letto cose nel giornale, insomma, ha detto quali erano le sensazioni di mio padre, ha detto: pensi quali possano essere le sensazioni di mio padre di fronte a una simile innalzamento di stato di violenza che poi coinvolge tutti. È un po' scioccato e ha paura per il proseguo, perché ovviamente non è una situazione bella, soprattutto per la Sicilia e per i siciliani. C'è il danneggiamento dell'autostrada, cioè c'erano tante situazioni che la morte, diciamo, tutto quello che aveva causato. Poi mio padre faceva i suoi ragionamenti anche. Aveva accelerato certi sistemi istituzionali, di elezioni presidenziali, cioè mio padre intravedeva ovviamente in quella strage qualcosa ovviamente che andava ben lontano da quella che poteva essere, diciamo, la capacità intellettiva del Rina. Signor Ciancimino, cerchi di ricordare il colloquio in questa occasione con il capitano Giuseppe De Donno. Quindi il volo è Roma-Palermo del fine maggio, 26 maggio. Poi effettivamente a bordo dell'aereo aveste modo di sedervi accanto? Sì, è riuscito il capitano a fare, abbiamo viaggiato accanto. Quindi di questi argomenti avete parlato anche durante il viaggio? Sì, è stato l'argomento iniziale e poi il capitano De Donno, visto anche sapeva l'amicizia che avevo io sempre avuto il dottor Falcone, come c'ero rimasto male anch'io, mi disse che se ero in grado di convincere mio padre a ricevere lui e un suo superiore per parlare di questa situazione, visto che aveva trovato conforto nelle mie parole, che mio padre era molto, diciamo, era in disappunto con questa strategia. Per parlare. Ovviamente questo termine amicizia sarebbe bene... No, ridimensionarlo, per carità. Va bene. Buon rapporto. Lei comprende che amicizia fosse qualcosa di più rispetto a quello che lei finora ci ha rappresentato. Innanzitutto una specificazione. Già in quel momento il capitano De Donno le fa il nome del superiore con il quale si sarebbe potuto organizzare l'incontro con Vito Ciancimino? Sì, il colonnello Mario Mori. Senta, lei cosa rispose a questa prima, diciamo, sollecitazione? E poi, intanto... Risposi che non capivo l'esigenza del mio tramite, in quanto gli stessi potevano
tranquillamente mandare a chiamare mio padre, interrogarlo in qualsiasi momento, come avevano sempre fatto, come si poteva fare attraverso i canali ufficiali. Quindi con un interrogatorio formale, un altro istruttorio. E De Donno, lei esternò questa, sì, ho detto, questa sua perplessità a De Donno? Ho detto, perché non l'ho mandata a chiamare? Cioè, non è questo tipo di incontro che volemmo fare, al che il De Donno approfondì che voleva essere un incontro per porre fine, per cercare di aprire un dialogo attraverso quello che rappresentava mio padre con gli amici di mio padre, per porre fine a questo tipo di stragismo che è iniziata, questo tipo di evoluzione criminale. Queste sono le parole che le disse il capitano Giuseppe De Donno già sull'aereo. Sì. Attraverso tuo padre cerchiamo un contatto con chi? Con gli esponenti di Cosa, un dialogo con esponenti di Cosa Nostra. Per porre fine? Fine a questa contrapposizione che c'era tra Stato e organizzazione criminale. Secondo, come ci abbiamo parlato col colonnello, secondo l'unica persona adatta e che secondo me può gestire questa cosa è tuo padre. Le parlò genericamente di esponenti di Cosa Nostra o indicò, diciamo, tutte categoria e due, di esponenti di Cosa Nostra? Provenzano e Riina. Già in quella fase? Sì, ritengo di sì. Non ho proprio un esatto ricordo, ma ritengo di sì. Senta, lei ha quindi questa specificazione. Abbiamo pensato con il colonnello che tuo padre è la persona adatta per fare da intermediario con esponenti di Cosa Nostra. Sei disposto a riceverci per poter trattare di questi argomenti. Ovviamente non in veste ufficiale, ma in veste del tutto privata. Così le disse. Sì. E, come rimaneste d'accordo? Cioè, lei cosa disse a De Donno quando De Donno le specificò queste circostanze, cioè l'incontro privato e non la veste ufficiale di un interrogatorio, di un atto istruttorio? Come rimaneste d'accordo al termine di quel che momento? Mi sarei attivato in tal senso, mi ha lasciato un'utenza telefonica e che l'avrei mandata a chiamare dopo aver fatto questo tentativo di convincere mio padre a ricevere due carabinieri in un momento sicuramente non facile, per quello che era un po' la pressione che c'era anche dopo la strage Falcone. Lei quando riferì, se lo riferì, forse sono stato un po' impedisce nell'incipit della domanda. Comunque, lei riferì a suo padre, se sì, quando? Riferì subito al telefono che avevo incontrato il capitano De Donno, che dovevo dirgli qualche cosa che ovviamente per motivi di accortezza, alle quali mio padre era solito anche usare per telefono, non amava parlare al telefono, mi disse, vabbè, quando torni mi dici. E lei quanto tempo dopo tornò? Uno o due giorni. Era l'occasione di un weekend. Io solitamente, stando sempre a Roma, capitava che fine settimana, specialmente nel periodo già delle belle giornate, andavo a Palermo. Quindi lei torna subito dopo, quindi siamo sempre tra fine maggio, quindi giugno, comunque sì, uno o due giorni, e cosa riferisce a suo padre? Riferisce in termini esatti ed esaustivi tutto quello che le ha detto De Donno? Parola per parola, non, mio padre non voleva sintesi da parte mia, anzi ha cercato di entrare nei dettagli, che tipo di atteggiamento aveva, dice, ma cosa hai percepito? Ho detto, ma mi sembra una persona sincera, cosa. Per cui ho riferito proprio a quelle che erano state le richieste avanzate dal capitano De Donno, avevo riferito che avrebbe dovuto ricevere sia il capitano che poi il suo diretto superiore, il colonnello Mori. Riferì anche che la richiesta era di fare da tramite con... Sì. Con chi? Con Provenzano Riina. Riferì anche il motivo per ottenere che cosa? Per aprire che cosa? Per aprire un canalogo di dialogo prioritario tra esponenti delle istituzioni, perché in quel momento i due carabinieri, anche per la mia conoscenza che avevo fatto in occasione dell'arresto e anche per la preparazione, la nomea che aveva il colonnello Mori, rappresentavano sicuramente vertici di punta
nella lotta al crimine organizzato, per cui per aprire un canale di dialogo privilegiato. Ecco, mi colpisce questo dettaglio, canale di dialogo privilegiato, è un'espressione che sta utilizzando lei? No, ora. Che usò allora il capitano De Donno, mi è venuta adesso. Suo padre avrebbe dovuto essere il tramite di questo canale di dialogo privilegiato. Non De Donno mi disse che poteva essere l'occasione giusta anche per sistemare tante cose nostre processuali, per cui mio padre si sarebbe dovuto attivare sia per cercare appunto di mettere fine, anche sia per magari cercare di ottenere qualche beneficio personale. Beneficio personale che ovviamente in quel momento costituiva le misure di prevenzione in atto nei confronti di mio padre, che determinavano la confisca, un blocco dei beni, un'eventuale confisca definitiva da parte della sezione del Tribunale di Misure di Prevenzione. Senta, quando lei riferì queste circostanze, ci sta dicendo in termini proprio esatti e letterali queste richieste di De Donno a suo padre? E intanto le volevo dire cosa rispose suo padre e se lei ebbe occasione di notare, cioè, se reagì con stupore, se reagì con rabbia, se cosa disse e fece suo padre. Ma guardi, credo che sono rimasto più stupito io, Presidente, dall'atteggiamento di mio padre, che non mio padre dal fatto che io gli riferì queste richieste e questa richiesta di incontro privilegiato per cose, percependo proprio, diciamo, una sensazione che mio padre quasi era qualcosa che già si aspettava. Non so se era stato anticipato da altri settori con cui aveva dialogo, ma insomma non era per niente stupito. A proposito della risposta, cosa le disse? Prese tempo e volle che prendessi un appuntamento con il signor Franco per veicolare, per cercare ulteriori informazioni. Questo appuntamento col signor Franco, quindi lo organizzò lei? Sì, avvenne. Lei è stato testimone di un incontro tra il signor Franco e suo padre Vito Ciancimino dopo? Sì, dopo. Testimone. In questo momento? Testimone nel senso relativamente al mio ruolo di accompagnare il signor Franco in cameretta a mio padre, hanno parlato una mezz'oretta, poi è andato e poi il giorno dopo è ritornato. Sono due incontri, uno dopo l'altro. E lo stesso cosa mi chiese di attivare un appuntamento con il Provenzano. Che avvenne? Sì. Dove? A Palermo. A Palermo. Se non ricordo male, però posso... Tutto questo, dopo questi due appuntamenti, suo padre che cosa le dice di fare? Dovevate comunque una risposta? Dovevo chiamare di nuovo il capitano De Donno per fissare un primo appuntamento che avvenne i primi giorni di giugno, alla quale venne soltanto il capitano De Donno. Quindi mi sembra di capire che questa fase con gli appuntamenti col signor Franco e Provenzano dura pochi giorni. Sì. È sicuro di questo? Cioè, lei dice... I tempi erano stretti. Tempi stretti. La parola di mio padre, anche la parola di De Donno, era stata proprio questa. I tempi sono stretti. Scusi, quindi, ma siccome parliamo di pochissimi giorni, per comprendere anche noi, quindi ci fu un altro viaggio a Palermo? Ora non mi ricordo che lei sta parlando tra il 27 sì, maggio e i primi di giugno. Non mi ricordo, Presidente, se il Provenzano era stato organizzato un appuntamento medico per il Provenzano a Roma. Ora non ho un ricordo lucido di quello, se questo comportò un altro viaggio a Palermo o in quell'occasione coincideva col passaggio di Provenzano per una visita medica che mio padre aveva predisposto per cose renali al Provenzano a Roma. Questo non... Sì, perché... sì, ma cerchi di fare mente locale anche su come veniva contattato in questo caso il Provenzano per poter
avere questo appuntamento. No, sarei dovuto andare io a Palermo, ora però non ricordo. Però parliamo dal 27 maggio, lei mi pare che ha detto. Sì, ora ci sta dicendo i primi di giugno, quindi sono veramente pochi giorni. Quindi lei è andato di nuovo a Palermo a prendere questo appuntamento con Provenzano? Io sono andato a Palermo, ora non mi ricordo. Lei ha detto sono ritornato il 26-27, mi pare, da aver capito. Sì, 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 assolutamente sì. Almeno forse dopo, perché il 26 è sceso a Palermo, sì, anzi, ci ha detto per essere più precisi. Sì. Il 26 ha incontrato De Donno, mi pare che era questo. Ha incontrato De Donno, sì. Poi ritorna a Roma e riferisce a suo padre, che dopo averlo anticipato Franco, per telefono. E poi si organizza, ora è già stato organizzato un incontro col signor Franco precedentemente. Col signor Franco, mi scusi, col Provenzano. Perché lei prima o dopo il signor Franco? Perché anche lei dopo. Qua lei è stato un po' più... Dopo. Quindi in questi giorni lei ritorna a Roma, riferisce a suo padre, prima c'è il signor Franco, poi c'è Provenzano. Sì. Non so se l'incontro con Provenzano era già stabilito, Presidente, non ricordo, per altre vicende. Perché lei infatti ha detto, quando è stato sentito... Se non ricordo, oggi il, non ho... primo febbraio del 2010, nell'ambito del dibattimento dinanzi alla quarta sezione penale... Pagina 124. La risposta me la dà in seguito a un appuntamento che credo era già stato concordato. Insomma, una visita a Roma saltuaria, che non era certo concordata per questo tipo di argomentazione, del Lo Verde, fatta nella casa nostra di San Sebastianello. Dopo una specie di primo incontro appunto con il Lo Verde, dove poi in seguito mi rappresenta, dove chiese una specie di autorizzazione a trattare. Sì, sì. Quindi conferma in questo momento il suo ricordo è nel senso che l'incontro con Provenzano era, intanto è avvenuto a Roma. È avvenuto a Roma, sì, confermo che è avvenuto a Roma. E che era comunque mi ricordo che un incontro in quel periodo a Roma c'era stato, ora lei mi aiuta. Aiuta la mia memoria a ricordare appunto che si trattava di quello, perché c'era stato un incontro prefissato perché mio padre aveva organizzato una visita medica. E poi su questo ci torniamo. Quindi dopo aver incontrato il signor Franco e Provenzano, nel giro di pochi giorni suo padre cosa le dice di dire ai carabinieri? Lei che cosa fa? Prendo un appuntamento col De Donno, gli dico che può venire a parlare con mio padre. Come lo contatta? Dove vi è un discorso che fate telefonicamente o vi vedete? No, ci vediamo, lo contatto telefonicamente e ci vediamo nell'area di una caserma della zona Parioli, vicino a Piazzale delle Muse. Rispetto a questo appuntamento, dopo quanto tempo il capitano De Donno viene a casa vostra? Qualche giorno, pochi giorni. Non so se l'indomani dopo due giorni, ma si attiva subito a riferire al colonnello e dire che andava subito all'appuntamento. Appuntamento che mi ricordo ho aspettato io il capitano De Donno sotto casa, l'ho accompagnato, gli ho offerto il caffè e poi è rimasto a parlare con mio padre. Quindi per il suo ricordo questo appuntamento, primo appuntamento tra De Donno e suo padre, si verifica quindi... Mi ascolta, signor Ciancimini? Sì, andiamo un minuto per... Presidente, mi autorizza a proseguire da seduto l'esame? Certo, certo. Sì. Se è pronto a riprendere. Ci precisa innanzitutto se De Donno era solo in questa occasione? Sì, questa... il primo e il secondo incontro con da mio padre sono avvenuti da soli. Ascolti adesso le prossime domande del pubblico ministero e riprendiamo. Dopo questo primo incontro tra il solo De Donno e suo padre, lei ha detto lo accompagno ma non assisto, riceve qualche notizia del contenuto di questo primo incontro intanto da suo padre e o da De Donno? Sì, mi dice De Donno, lo accompagno, mi ricordo che come lo avevo accompagnato fino alla zona di Piazza di Spagna di fronte alla metropolitana dove ci hanno visto, lo riaccompagno lì e mi racconta che l'incontro era andato bene e che mio padre si era dimostrato possibilista a un dialogo.
Ora non mi dice che a breve si sarebbe dovuto rincontrare per fissare un appuntamento alla presenza del suo superiore, il colonnello Mori. Senta, torniamo un attimo indietro. Lei ha parlato già di incontri successivi alla prima richiesta di Dadonno col signor Franco e con Bernardo Provenzano. Lei in quel momento o eventualmente anche successivamente ha saputo questi incontri a che cosa fossero finalizzati, cosa eventualmente comunicò o richiese suo padre rispettivamente al signor Franco e a Bernardo Provenzano? Allora, mi ricordo che mio padre anche allora e poi ovviamente nello specifico poi dopo mi precisò che le proposte avanzate dal capitano De Donno di poter sistemare processualmente quelle che erano le pendenze giudiziarie di mio padre che aveva con la procura di Palermo a lui apparivano irrisibili. Dice, mi ricordo come mio padre espressò, mi scusi Presidente, come mio padre disse che all'interno della procura di Palermo in quel momento aveva più potere lui tramite Mario D'Acquisto e il controllo dell'allora procuratore Gianmanco che non De Donno, il colonnello Mori. Disse anzi forse sono più utile io a sistemare le indagini che hanno messo da parte dei colonnelli che non loro a me. Ma mi spiego come era stato invitato a, sia dal signor Franco ad andare avanti per questi incontri e cercare di capire fin dove si doveva arrivare. Prego, non la volevo interrompere, aveva finito. Signor Franco ed altri, però io le avevo fatto la domanda anche con riferimento specifico a Provenzano. Cioè suo padre comunicò... Fu autorizzato dal Provenzano ad andare avanti in questo incontro. Senta, lei poi ha visto fisicamente, visivamente, e se sì, quando approssimativamente, ci dica sempre il periodo, il colonnello Mori recarsi insieme col capitano De Donno a trovare suo padre? Sì, assolutamente sì, due volte, prima del 29 giugno e un'altra volta dopo il 29 giugno e poi durante l'anno anche altre volte. Quindi, lei è certo di questo, è stato testimone diretto, cioè li aspettavo sempre io, li aspettavo sempre io sotto casa. Era prassi di mio padre quando dovevano venire a farmi trovare giù perché la portineria è chiusa, non ci telefonavano, salivano direttamente via. Però lei ha parlato prima, finora, di due incontri, dei primi due incontri di Donno da solo. Stiamo saltando invece già forse a un terzo, immagino. Sì, sì. No, io chiedevo quando quando ha visto la presenza di Mori. Ci Però sta per dicendo... seguire forse un ordine dovremmo parlare di quest'altro secondo incontro di De Donno prima e poi forse arriviamo a questo terzo. De Donno quanti incontri fa da solo con suo padre? Due. E... il terzo credo era per stabilire l'appuntamento, è durato poco per stabilire il giorno dell'appuntamento con colonnello Mori. Il secondo era per stabilire il giorno dell'appuntamento con Mori? Sì. Lei poi rivede De Donno e Mori insieme? Assolutamente sì. E già ci ha detto di avere visto anche Mori a casa sua? Sì, l'ho visto Sebastianello due volte prima del 29 giugno, sì. una volta successivamente e poi ancora. Però intanto fermiamoci. Sì. Può dire intanto alla Corte che non conosce i verbali sulla base di quale... fatto, per ora non entriamo nel fatto, lei indica con precisione la data del 29 giugno come data spartiacque precedentemente alla quale aveva già visto il colonnello Mori andare da suo padre due volte? Il 29 giugno è una data che mi ricordo perché è una data che ho sempre, è stata mia consuetudine, diciamo, anche mio padre mi ha autorizzato, essendo il San Pietro e Paolo, si festeggiava San Pietro e Paolo, era mio solito andare sempre quel fine settimana o quei giorni in vacanza a Panarea perché c'erano i giochi di fuoco, c'era, insomma, era un weekend dove si recavano molti palermitani, molti amici miei.
Mi ricordo come quell'estate è stata una la sola, insomma, poi una delle dove mio padre mi disse che non potevo andare perché dovevo andare a ritirare qualche cosa, una busta dal dottor Cinà, per cui ho un ricordo preciso, lo riesco a collocare perché proprio l'incontro tra me e Cinà mi rovinò, mi fece saltare il weekend di San Pietro e Paolo che c'era stato da tempo organizzato con i miei amici come ogni anno. Senta, quindi lei ricorda di aver visto almeno due volte prima del 29 giugno il colonnello Mori a casa sua? Sì, assolutamente sì. Senta, lei ha già detto, parliamo intanto di questi primi incontri. Un giorno uno alla Costa Azzurra, in ambiti civili sempre. Lei ha detto di non aver assistito ai colloqui. No. In quel momento, e prima di dirle poi di scendere a Palermo il 29 giugno e ritirare un documento, suo padre, visto che comunque lei aveva organizzato, tutto nasceva diciamo da un'intermediazione iniziale sua, suo padre le dice qualcosa sul contenuto dei colloqui con De Donno e Mori, sì, in quel momento iniziale? Qual è il contenuto del colloquio? Se suo padre glielo riferisce, sì, mi dice mio padre. Se glielo riferisce allora, o no, intanto se glielo riferisce, allora me lo approfondisce dopo. Mi riferisce allora che le eventuali richieste del capitano De Don, colonnello Mori, e del generale Subranni, che era stato nominato quale a conoscenza di questo tipo di attività, era quella di una resa incondizionata dei latitanti, dei due superlatitanti in ottenimento in cambio di una serie di benefici per i familiari. Ovviamente mio padre giudicò questo tipo di richiesta inaccettabile, mi ricordo che fece pure un po' la battuta anche per benefici personali, cioè, ti immagini io che vado da Provenzano Enrico, consegnatevi perché poi tratteranno bene le vostre famiglie, è una cosa impensabile. Ovviamente poi da lì si instaurò una serie di richieste che credo già che poi sono state avanzate e che poi hanno costituito poi l'elemento primario di questi dialoghi. Senta, ma lei aveva occasione di notare, ebbe occasione di notare quanto duravano questi incontri? Quelli col capitano De Donno iniziali furono molto più veloci, il primo più cordiale, di, insomma. No, la durata intanto, poi quelli con, anche con il colonnello Mori. Ma più di un'ora, due ore. Senta, un altro momento intanto per stabilire le date, un altro momento indimenticabile, poi ci arriveremo, è il 19 luglio, la strage di Via D'Amelio, no? Assolutamente sì, mi trovavo a Roma con mio padre. Questo, per ora non le chiedo cosa accade dopo il 19 luglio, le chiedo, questo lei ha detto, Mori l'ho visto almeno due volte prima del 29 giugno, poi una terza volta, io volevo chiederle, dopo il 29 giugno, lei lo ha visto prima del 19 luglio e poi anche dopo? La terza volta, precedentemente, l'ho collocata tra il... diciamo la consegna della busta da parte mia del Cinà a mio padre e la strage di Borsellino del 19 luglio. Questa consegna della busta è dopo quei due incontri di cui lei ha detto finora con sì, è collocata tra 20, suo padre, sì, 29 quindi i due giugno. Incontri, poi il 29 giugno che lei colloca sì, in relazione alla questione busta e poi un ulteriore incontro successivo. Assolutamente sì, il procuratore mi ha collocato due date di riferimento per cui ho voluto precisare la successione degli incontri attenendomi alle due date di riferimento, 19 luglio e 29 maggio. Giugno. 29 giugno. Senta, ma in questo momento suo padre, Vito Ciancimini, commentò con lei questa iniziativa dei carabinieri, sì, di cercare attraverso lui un dialogo con Provenzano ma Rina?
Sì, la commentò nel senso che lui si era espresso che con un soggetto come Rina non bisognava per nulla dialogare, un soggetto come Rina andava completamente eliminato, nel senso tolto di mezzo, perché era un soggetto, anzi, che in questo momento in cui lui aveva fatto questa azione, diciamo così, eversiva e così anche di potenza mediatica, perché mio padre analizzava anche la potenza mediatica che aveva avuto questo tipo di attività criminale da parte del Rina, avrebbe alimentato in lui quasi un abbassamento, quasi un piegamento delle istituzioni nei confronti di lui. Mio padre, mi ricordo che usò il termine come mettere benzina sul camino, non so che disse, significa proprio dargli ragione, significa allora che l'azione che sta avanzando è quella giusta per portare le istituzioni a trattare. Lui inizialmente era completamente contrario a un dialogo con Rina, però sia per suggerimento del Provenzano, sia per suggerimento dei carabinieri e anche da parte del veicolo del signor Franco alle istituzioni, fu detto che bisognava intraprendere questa strada, per cui mio padre alla fine si attenne a quelle che erano le indicazioni che gli aveva dato anche Provenzano, di provare a aprire un dialogo direttamente con Rina, un dialogo che con Rina non si poté aprire, che mi pareva intenzione di, ovviamente, di incontrare Rina, ma che venne aperto attraverso la persona del Cinà. A questo proposito, l'individuazione di Cinà come canale per arrivare, trattare con Rina, la coinvolge, signor Massimo Ciancimino? Cioè, sì. Lei viene coinvolto nella ricerca di un contatto con il dottor Antonino Cinà in quel momento? Ieri abbiamo parlato dei suoi rapporti con Antonino Cinà, ora parliamo di questo momento. Sì, sì, mi coinvolge tutto il periodo della trattativa, Presidente, mi coinvolge, mi vede certamente non attore principale, secondario quasi. È stata qualcosa che è stata stimolata a me e che ho seguito in tutti i suoi passi, cioè infatti credo che su questo potrei affrontare tutti i tipi di confronto. C'è qualcosa che ho visto io, ho vissuto personalmente, a differenza di quello che è il racconto di mio padre. Questa è una fase che ho vissuto direttamente io, e già non è che l'ho pilotata, ho seguito io, cioè, anche fidandomi di quelle che erano le parole rassicuranti dei carabinieri e anche di mio padre, perché ovviamente capisce bene, Presidente, che Massimo Ciancimino nel 1992 era un ragazzo, non dico spensierato, ma tranquillo, non avevo nessun procedimento giudiziario e non avevo neanche voglia di andarmi a cercare guai, per cui in quel momento di repressione, di controllo del territorio da parte delle istituzioni, era stato, non so se già disposto l'esercito, ma sicuramente un momento delicato, veicolare con questa gente, per me significava anche qualcosa di rischioso. Ovviamente accettai perché l'invito mi era stato posto da due persone che stimavo, i carabinieri, per cui era una richiesta che veniva da parte delle istituzioni e il fine secondo me era anche giusto, per cui è chiaro che ho anche veicolato e sono andato dalla moglie del geometra Lipari, perché in quel momento era assente per un periodo di carcerazione, che mi prese un appuntamento con il Cinà. Prese un appuntamento a lei? A me personalmente con il Cinà, sì. Appuntamento che si realizzò poi effettivamente? Sì, e consegnai una busta, sì. Lei quindi consegnò prima una busta a Cinà? Sì. Chi l'aveva predisposta questa busta e chi l'aveva incaricato di... Mio padre mi diede una busta a Cinà che mi fu restituita e come al solito fu strappata. Ora non ho un ricordo lucidissimo, non sto benissimo in questo momento. Dove incontrò la prima volta Cinà? Quando lei consegnò qualcosa a Cinà, la busta a Cinà? Lo incontrai presso la sua villa di Mondello, in via Principessa Yolanda. Senta, volevo chiederle intanto una cosa.
Quindi lei ha detto che in quella prima fase iniziale, la prima richiesta dei carabinieri faceva riferimento ad una consegna di entrambi i latitanti, Rina e Provenzano, ho capito bene? Sì. Senta, lei ha detto anche che uno dei primi commenti di suo padre fu quello, a proposito anche della promessa, diciamo, di aggiustare la situazione giudiziaria, di migliorare la situazione giudiziaria di suo padre, ma se questi non riescono, diciamo, in procura non hanno un grosso ascendente in questo momento. Suo padre, per quello che lei seppe allora o eventualmente anche successivamente, chiese ai carabinieri se quella iniziativa, quindi a Mori e a De Donno, fosse un'iniziativa loro personale o se fossero stati mandati da altri o se altri ne erano a conoscenza o se dietro le spalle di Mori e De Donno fossero altri. Sì, mio padre ovviamente la prima cosa, sapendo quelli che potevano essere i limiti di interventi all'interno di quella che era la situazione giudiziaria di mio padre, ovviamente non avrebbe dato seguito a quella che era stato poi lo sviluppo di tutta quella serie di incontri. Per cui la prima cosa che fece mio padre fu quella di assicurarsi sia con gli uomini con i carabinieri, che oltre a Subrani, che lui già conosceva, ci fossero informati anche personaggi delle istituzioni. Lo stesso venne confortato che della, diciamo, della operazione di, come la chiamavano loro, di intelligence, di avvicinamento nei confronti di mio padre, anche diciamo, grossi pezzi delle istituzioni erano informati. Della stessa notizia, mio padre fu confortato anche dal signor Franco. Gli dissero di andare avanti, che non preoccuparsi, che a conoscenza di questa iniziativa non erano, loro erano soltanto i tramite, cos'erano anche altri soggetti ben con responsabilità e con funzioni ben più alte che avrebbero potuto assicurare qualche vantaggio. Sì, un inciso, perché lei ha detto Subrani è già conosciuto, ci ha parlato finora e non ci ha detto come era stato conosciuto Subrani. Mio padre Subrani lo conosceva da tanto tempo, da quando lo stesso era comandante, non so, nella zona di Palermo e robe varie, era un incontro che c'era a suo tempo datato, diciamo, una conoscenza che andava ancora prima della conoscenza di De Donno e di Mori, che era avvenuta invece nel 90, quello era qualcosa che andava intorno agli anni 70, 80, con uno di quei soggetti con cui, delle istituzioni con cui mio padre aveva costanti rapporti. Mio padre, a prescindere dal signor Franco, veicolava una serie di rapporti istituzionali che potevano essere prefetti, questori, commissari locali, aveva i suoi, oltre, diciamo, aveva anche delle conoscenze sul territorio siciliano di uomini appartenenti alle forze dell'ordine. Prego, pubblico ministero. Sì. Senta, quando lei consegna quella busta su incarico di suo padre a Antonino Cinà, a Mondello, poi cosa fa? Torna a Roma? Sì, credo che torno a Roma ora, sinceramente. Sì. Dico, andiamo a questa cosa che avviene il 29 giugno. No, il 29 giugno io torno a Roma, ma ritiro un'altra busta. Sì, aspetti. Sì. Quindi quando lei, la prima volta è lei che consegna una busta a Cinà, esatto. Poi torna a Roma. Poi suo padre, questo mi sembra da quello, sì, che ha detto ora, poi suo padre dice devi scendere a Palermo a ritirare un'altra busta. A ritirare un'altra busta da Cinà. Esatto. Questo periodo, lei consegna una busta a Cinà, poi lei scende a Palermo, ci dirà poi se effettivamente ha ritirato un'altra busta. A che distanza di tempo avviene la consegna sua a Cinà della busta e la consegna di Cinà della busta? Pochi giorni. Io viaggiavo in aereo, pochi giorni. Cosa le dice suo padre quando
sostanzialmente rescombina il piano di andare a Panarea in occasione della festa di San Pietro a Roma. Mi dice che devo stare a sua disposizione perché è importante che devo veicolare tutta questa situazione, per cui dice, non ti dice proprio, Presidente, non prendere impegni, non ti organizzare, stai qua con me, usa la parola incrastato, e dice non ti muovere e sei qui a mia disposizione a secondo come vanno le cose. E così mi attengo a fare quello che mi dice mio padre. Lei come scende a Palermo in occasione del 29 giugno o il giorno prima, non so quando è sceso? In aereo. In aereo. Suo padre le aveva detto dove sarebbe dovuto andare, da chi? No, me l'aveva detto il Cinà, ci eravamo visti il giorno prima, mi aveva detto che mi avrebbe consegnato una busta da mio padre il giorno dopo, soltanto che quel giorno proprio era domenica e c'era una gran caciara a Mondello, perché era il periodo che tutti appunto già vanno a Mondello, e noi non abitavamo più, scusi Presidente, nella zona di via Danae che conosceva in quel momento, dove si era recato tante volte il Cinà, ma abitavamo in una villetta che era stata presa in affitto da mia madre nella prima rampa della salita di Monte Pellegrino, per cui il Cinà, non sapendo dove di fatto si trovasse questa villetta, mi pregò di darci appuntamento davanti a un bar a Mondello, dove era solito fermarsi per prendere il giornale, il caffè, il bar Caflici di Mondello. Quindi lei sta parlando della volta successiva al 29 giugno? Mentre il 29 giugno. Sto chiedendo del 29 giugno. 29 giugno, sì. Quindi lei ha detto, l'ho incontrato il giorno prima, mi ha detto ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Scusi, allora forse non ho compreso io. Cioè, lei poco fa ha parlato di un incontro in via Principessa Iolanda, a casa di Cinà. Sì, forse no? Sono stati il primo incontro. Poi sono andato. E il primo incontro quando? Avvenuto quando? Ha detto poc'anzi pochi giorni prima rispetto al 29 giugno. Pochi giorni prima. Sono andato a mia principessa Iolanda a consegnare il bus e poi sono andato da mio padre. Poi, come era un'indicazione di mio padre, sono tornato a Palermo. Quindi lei, scusi, cerchiamo di capire, certo, perché voi avete altri verbali che noi non abbiamo. Certo, Presidente. Quindi lei qualche giorno prima del 29 è sceso a Palermo e ha incontrato Cinà in via Principessa Iolanda. A casa del Cinà. E gli ha consegnato questa busta, esatto. Almeno mi sembra di aver capito. È ritornato poi a Roma. Sì, già prendendo un appuntamento ci saremmo venuti pochi giorni dopo, come mi aveva detto mio padre. Ed è sceso quindi ancora a Palermo? Sì. Come e quando? Sceso il 28 giugno sempre. Ah, ecco, quindi c'era saltato il passaggio del viaggio precedente. Sì, quindi lei ritorna a Palermo il 28. Sì, è il 29. E il 29 stiamo parlando di questo incontro al bar. E allora, è un incontro velocissimo, proprio mi ricordo che neanche posteggia la macchina proprio perché c'era proprio traffico. Prendo questa busta e poi il giorno stesso vado in... Anche la prima volta era sceso in aereo, nei pochi giorni prima. In occasione della prima volta. Prego, pubblico ministero. Quindi il 29 giugno è Cinà che... chi è che consegna una busta a chi il 29 giugno? È Cinà che consegna una busta a me, io la porto a mio padre. Tengo a precisare, Presidente, forse, che di tutti questi incontri che avevo col Cinà e anche questa attività che dovevo svolgere di viaggi costanti e continui tra Palermo e Roma, visto le preoccupazioni che avevo io, ne avevo parlato personalmente col capitano De Donno. Il capitano De Donno mi aveva detto di, perché allora credo si poteva, di non usare il mio nome come la prenotazione di Ciancimino, di mettere solo Cian, ora non mi ricordo. Dice, non l'abbiamo capito, di mettere? Non usare il mio nome come per le prenotazioni aeree, perché ho detto non vorrei, lui mi ha detto non ti preoccupare che... non ti chiedono documenti, non c'è questo tipo di accertamento, viaggia, non prenotare Ciancimino, prenota Cianci, qualcosa di queste. Ricordo che fu una delle accortezze che dove ne ho parlato anche già, allora verbale. E lei fece effettivamente così, sì, prenotò il nome Cianci o qualcosa del genere? Sì, non viaggiavo a mio nome per cercare di evitare. Quindi già prima di ritirare la busta De Donno le aveva detto di... questo tipo di accortezze quando io manifestai, ma credo che ne ho parlato anche nel verbale, di manifestare questa paura mia di non incappare in situazioni spiacevoli, a parte che mi garantirono anche una specie di impunità per tutto quello che era il seguito anche di questi incontri. In che termini, signor Ciancimino, e chi? Chi e quando? I carabinieri, quando iniziai questo rapporto, era chiaro che se io avessi dovuto, sapevo benissimo che avrei dovuto incontrare familiari del...
Provenzano, familiari del Cinà, come ribadivo non era un periodo molto, diciamo, era un periodo di grande presenza delle istituzioni a Palermo, c'era una grande presa di posizione anche della società civile, per cui non volevo mettere a rischio la mia persona, perché ovviamente dentro di me non potevo non pensare, ho detto, ma se volessero catturare Provenzano e Rino basterebbe seguire me in questi che sono gli incontri, visto che sanno che questi incontri, anzi era stato chiaro, chiaramente espletato da mio padre, che è l'unico canale di cui lui si fidava per stabilire e per aprire questo canale prioritario di dialogo, sarebbe stato Bernardo Provenzano e non altri, perché non nutriva nessuna stima nella parte opposta a Rina, sapeva che questa era un'operazione che era, diciamo, avanzata da Rina, anzi con una voglia quasi di defilarsi del Provenzano, per cui per mia sicurezza personale non volevo trovarmi in mezzo a situazioni spiacevoli, per cui mi assicurarono che potevo muovermi tranquillamente, che il tutto ovviamente sarà stato richiesto dalle istituzioni. Questa assicurazione le viene fatta all'inizio direttamente per voce di chi? Del capitano De Donno, ovviamente avendo a cui lei aveva, in che termini aveva espresso la preoccupazione? Che ora ha espresso alla Corte d'Assise. Avevo manifestato la mia paura di poter essere uno strumento per magari arrivare a questi soggetti. Io ho detto, Giuseppe, basta che non mi utilizzate, io mi sembra che sono stato sempre a disposizione. Ti sto manifestando anche la volontà di convincere mio padre. L'ho convinto, avete fatto questi incontri, è chiaro che adesso sarò io un po', per cui non vorrei essere alla fine quello che rimane col cerino in mano, cioè quello che deve essere utilizzato. Lui mi dice, stai tranquillo, ricordo, stiamo agendo in maniera compatta e coerente, nessuno vuole mettere in pericolo né te né altri. Tra altre cose, appunto, mi fu usata questo tipo di accortezza di viaggiare sotto, di non programmarli da prima, di prenotare all'ultimo minuto, certe accortezze che mi furono consigliate dal loro capitano De Donno. Comunque la mia paura era quella di essere beccato un soggetto di questi che in quel momento sicuramente erano tanto ricercati sul territorio. Non credo che le azioni repressive nei confronti di questi esponenti di Cosa Nostra erano espletate solo per funzioni di arrosso, ma c'erano anche altre forze di polizia sul territorio che erano intente a cercare questi soggetti o altro. Per cui la mia paura era che ero giovane, avevo 28 anni, non volevo mettermi nei guai. Senta, lei ha anticipato con una frase incidentale nella sua risposta una mia domanda, che io comunque le faccio in termini, spero, precisi e chiari. I carabinieri Mori e De Donno, nel corso di questi incontri, intanto parliamo degli incontri precedenti il 29 giugno, furono messi a conoscenza da parte di suo padre che suo padre aveva un rapporto, diciamo, privilegiato di contatto con il Provenzano? Assolutamente sì. Questo glielo disse suo padre già in quel periodo, che aveva informato i carabinieri che sì, il rapporto diretto lui l'aveva con Provenzano? Assolutamente sì. Lei sa, le ripeto, non le chiedo deduzioni, ma no. Lei sa se suo padre in quei contatti con i carabinieri informò gli stessi carabinieri di quello che aveva saputo da Provenzano nel famoso incontro subito dopo l'omicidio Lima, e cioè della strategia di Riina di uccidere altri politici? Sì, ed era stato, come ribadivo il Presidente, il motivo per cui mio padre non voleva dialogare con Riina. E Riina in questo momento va fermato, non va potenziato in quello che è il suo piano. Un piegamento delle istituzioni nei confronti di Riina sarebbe una conferma che questa azione sta portando dove vuole lui. Per cui dice, secondo la domanda del pubblico ministero è se suo padre informò i carabinieri. Sì, certamente mio padre informò e lo disse a lei, visto che lei lo sa. Quindi lei lo apprese da suo padre. Sì.
che suo padre effettivamente aveva riportato ai carabinieri il dialogo con Provenzano. Prego. Mi perdoni per la voce, per la poca Capisco, lucidità. Le pregherei ancora un po' di uno sforzo. La poca cerchiamo... lucidità pure a volte. Nelle Come? Poca lucidità a volte nelle risposte. Ancora un piccolo sforzo, vediamo se riusciamo almeno a completare una fase. Allora, lei materialmente va e ritira al volo questa busta davanti il bar Caflisch di Mondello? Assolutamente sì, un plico chiuso, sì. Plico, cos'era, una busta, un plico, quanto era, per quello che è il suo ricordo, quanto era grande? Perché erano due fogli, mi ricordo, cioè, era un plico contenente due fogli, un foglio di accompagnamento più piccolo e un foglio più grande, erano due, l'ho visto quando mio padre l'ha aperto, ovviamente nel plico io non ribadisco che era proprio la volontà di mio padre e anche mia di non aprire, però mi ricordo che nel momento in cui l'ho consegnato che si è attivato il solito rituale, le fotocopie, delle robe varie e cose, i plichi erano due, una che mio padre ha letto e ha strappato subito, una invece che ha fatto le fotocopie e le robe varie. Poi quindi lei dopo aver ritirato il plico davanti il bar Caflisch, dopo quanto tempo torna a Roma? Non sono in grado di dire la stessa giornata o massimo l'indomani mattina. Massimo l'indomani. Consegna questo plico a suo padre. Suo padre penso, lo apre davanti penso a lei. Penso alla stessa giornata per non tenermi, perché mi ricordo che mi era stato raccomandato da mio padre di non tenermi il materiale a casa. Per ora lei ci sta rappresentando... Scusi, Presidente, sono l'avvocato Folli, sì, non prego. Abbiamo sentito l'ultima risposta. Se può avvicinare il microfono. Allora, abbiamo ritirato la busta davanti al bar, ho ritirato la busta davanti al bar Caflisch, è una busta di quelle a sacchetto contenente due fogli, due fogli, ho avuto contezza nel momento nella quale mio padre l'ho aperto per attivare il solito rituale suo dei guanti, quello delle precauzioni. Sì, intanto però lei stava dicendo, forse questa è la parte che non è stata sentita, che la stessa giornata è partito perché suo padre sì. L'aveva raccomandato. Sì. Di non trattenersi. Ma anche il dottor Cinà affettuosamente mi ha detto: mi raccomando, farla avere quanto prima a tuo padre, è importante. Senta, aveva un buon rapporto con il dottor Cinà, a prescindere da tutto. Nel momento in cui quindi suo padre apre questa busta, lei ha occasione di vedere intanto il contenuto di questa... Erano due fogli, ovviamente non ho dato una sbirciata. Il primo ma lo strappa... E il secondo lo tiene, fa delle fotocopie, una di queste fotocopie poi viene portata a Palermo con lui. Comunque ho visto che ha fatto diverse fotocopie e l'ha tenuto per sé, l'ha messo... Mi dica una cosa, per ora... Sì? Suo padre immediatamente, in quel momento dell'apertura, legge... questo documento, fa qualche commento? Sì, disse il solito testa di minchia, il solito... Sì, non dica quello che disse. Il solito testa di minchia, come pensavo io con questo elemento non si può ragionare, trovava quelle che erano, diciamo, le controproposte, perché chiamiamo così, le controproposte che erano state avanzate da Rina in cambio di una consegna, ma di un allentamento di quello, era di cessare con la politica, diciamo, con questo stragismo e queste cose come delle richieste inaccettabili e impensabili, come fondamentalmente fece il commento, come al solito, avevo ragione, con questo soggetto non si ci può quindi parlare. Facendo riferimento a chi? Lei cosa capì in questo momento quando disse il solito testa di minchia con che questo soggetto non si ci può parlare? Ovviamente mio padre percepiva, anche perché ho ribadito più volte... No, che... lei intanto, cosa cioè, facendo? Lei in quel momento fece un nome e cognome, suo padre? Sì, Rina, Salvatore Rina. Salvatore Rina, ovviamente, dice io. Senta, successivamente nel tempo, poi
capisco che è un po' accorto di aveva già detto che stamattina aveva anche un po' di febbre, comunque 30, al di là di questo se qualche può continuare linea. Però almeno completiamo questo argomento. Le volevo chiedere una cosa: lei questo documento allora lo vide, lo intravide, lo analizzò, lo lesse? No. E se poi successivamente negli anni suo padre ha fatto riferimento a questo documento da lei preso al Barcapisce e consegnato, e se lei lo ha potuto sì, vedere e analizzare compiutamente in quello che era però prima di passare a questa domanda, per chiarezza, prego, nostra, quindi in quel momento le dice sono inaccettabili, ma le specifica o le cita qualcuna di queste richieste? No, mi dice poi il solito testa. Risponda adesso invece al pubblico ministero. No, quindi... Con questo consultorino è inutile aprire qualsiasi cosa di dialogo. In quel momento si ferma. Sì, come allora... al solito avevo ragione io quando avevo espletato. Adesso risponda alla domanda del pubblico ministero invece. Nel tempo successivamente lei, o meglio, suo padre ebbe modo di riprendere l'argomento di quella busta che lei aveva portato, presa da Cinà e portata a suo padre, e di mostrarle compiutamente il contenuto di quella... Allora, per essere precisi, anche perché giustamente il Presidente non conosce gli atti, ci sono due fasi in cui io prendo visione del contenuto di questa busta. Una prima fase è una fase parziale, nel senso che sento i commenti su quelli che sono alcuni punti che erano citati in questo foglio, e questa fase la devo collocare in un periodo che va dal 29 di giugno al 19 di luglio, una venuta a mio padre a Palermo, dove incontra il signor Franco nella nostra villetta di Mondello, che gli ridà una delle copie di questo documento che si vede che precedentemente mio padre aveva consegnato in un incontro in cui magari non ero presente io al signor Franco. Nel farlo ho notato come mio padre commentava queste cose con quelli che erano i miei fratelli, che di fatto avevano anche più competenza in materia penale, cose, stava commentando qualche punto tipo revisioni, maxi processi. Sentivo i commenti di mio fratello Giovanni che diceva che erano cose inaccettabili, allucinanti. I miei fratelli non erano informati tutto, credo che mio padre chiese qualche parere giuridico su fattibilità di qualche punto di questo foglio, per cui lì più che altro ne ho avuto una visione, un ascolto sommario, ne prendo contezza reale. Aspetti, e tra questi punti, chi ha detto i più punti, di cui sentì già in quella fase parlare anche con i suoi fratelli, o meglio con entrambi i suoi fratelli o con qualcuno in particolare? Credo che ne parlo con tutti e due, con Giovanni e Roberto, che erano di fatto i due avvocati. Lei ha parlato di revisione. Sì, maxi processo e poi quella fase lei ricorda di aver sentito altri argomenti? C'era un decreto legge del 41, ora non mi ricordo, mi ricordo soltanto che analizzavano e parlavano di questo decreto legge che doveva essere trasformato in legge. Ho un vago ricordo. Invece quando, lei dice due momenti, quando poi lei ha compiuta conoscenza di questo documento che lei stesso aveva portato da Mondello a Roma? A suo nel padre. 2000, quando mio padre me lo fa recuperare tra la libreria, che ha messo in mezzo a un tomo assieme a tanti altri documenti che dovevano poi servire alla redazione di questo libro, prendo questa copia ovviamente e ne leggo tutti i punti assieme a mio padre e iniziamo a commentarli. Suo padre le specifica che quello era il documento che aveva fatto avere Cinà? Mi ha detto: questo è il documento che tu hai ritirato da Cinà. Ovviamente dalla prima dicitura, non so dalla seconda, dove c'è scritto revisione, cose, poi parliamo in un momento storico in cui già avevo sentito parlare di questo documento da parte della stampa, perché per fare un piccolo inciso c'è stato un momento per me molto brutto e di panico, prima del 2000. Aspetti signor Ciancimino, prima per capire bene di che cosa parliamo, qual è questo documento che suo padre le dice questo è il documento che mi hai portato tu, io col permesso della corte le volevo esibire la copia di un documento che è stato prodotto già all'udienza del 26/9 del 2013.
articolato in più punti. Prego. Lo posso mostrare? Sì, sì. Lo devo leggere, Presidente? No, adesso vediamo le domande del pubblico ministero. La domanda è questa. Innanzitutto se lo riconosce, credo. Lo guardi e lo riconosca e ci dica se è quel documento di cui stiamo parlando, che suo padre le disse essere stato da lei nel 92 portato... l'oggetto, diciamo, meglio, il contenuto della busta che lei portò a suo padre è quello che mi è stato mostrato da mio padre e apostrofato come le controrichieste da parte. È stato mostrato o lei l'ha recuperato? Lei poco fa ha detto. No, l'ho recuperato. Io gli ho recuperato il documento, ovviamente mio padre me l'ha dato. Dove l'ha recuperato? Era all'interno di un tomo di un libro nel salone, mi nascondeva dietro le copertine mio padre certi documenti. Di quale casa parliamo? Parliamo della casa dove viviamo, San Sebastianello a Roma. Mio padre, come avevo precedentemente detto, era sottoposto negli anni 2000 a una misura degli arresti domiciliari dove non poteva uscire, viveva sotto, diciamo, affidamento a me nella Quindi casa. Quindi suo padre le indica questo tomo, esatto. Lei lo recupera ed è questo il documento. Sì, che assieme lei... ad altri documenti che poi mi fa recuperare. Questo è il documento che viene apostrofato come mio padre, come le controrichieste da parte del RINA che avevo ritirato io il 29 giugno per mano del dottor Cinà. Soltanto perché ne rimanga traccia poi nella trascrizione, vuole leggere i primi punti per capire? Sì, li posso leggere tutti. Sì. Revisione sentenza maxi processo. Punto 1. Punto 2. Annullamento decreto legge 41 bis. 3. Revisione legge Rognoni da Torre. 4. Riforma legge Pentiti. 5. Riconoscimento benefici dissociati. 6. Brigate rosse per condannati di mafia. Poi gli altri numeri non si vedono. Arresti domiciliari dopo i 70 anni di età. Chiusura supercarceri. Carcerazione vicino alle case dei familiari. Niente censura posta familiari. Misure di prevenzione, sequestro non familiari, arresto solo fragranza di reato, levare tasse carburanti come aosta. Documento prodotto 26, poi a margine. Va bene, questo non è necessario, lo possiamo. Semmai prima di andare avanti sulle domande che le porrà su questo documento, lei ha fatto un inciso sul fatto che prima lei aveva già sentito nella stampa, parlare sulla stampa, di questo documento, comunque di un documento con richieste, cioè ci vuole precisare un po' meglio in termini di questa sua conoscenza, da quando risalivano e che cosa in particolare? Poco prima, insomma, un periodo che mio padre era carcerato ancora, mi ricordo che avevo sentito, soprattutto avevo seguito l'evolversi di questa vicenda perché c'era stata un'interlocuzione tra me e il De Donno nel periodo in cui mio padre era carcerato, e tra me il signor Franco e anche tra me e mio padre, perché nel 93, dopo l'arresto di mio padre, era venuta fuori nella stampa, credo su Repubblica, anche su altri giornali, che mio padre stava collaborando con l'autorità giudiziaria. Questo ovviamente aveva posto in me una situazione... No, questo magari probabilmente sarà oggetto di esame del pubblico ministero. In questo momento mi interessava più puntualizzare o delineare le sue conoscenze tratte dalla stampa. Sì, avevo letto qualcosa. Riesce a essere più preciso su questo? No, avevo letto qualcosa. Su quanto tempo prima? Le dice mio padre era detenuto. Era detenuto, sì. E lei, a proposito di queste notizie apprese dalla stampa, chiese a suo padre... Io avevo solo la preoccupazione di essere tirato in mezzo e che questa storia venisse fuori. Quindi non fuori. Formulò alcuna domanda a suo padre? No. Fino a quando poi suo padre le indicò questo documento? No. Prego, allora la mia paura era solo una. Presidente, che se veniva fuori la notizia della stampa, siccome avevo partecipato attivamente alla cattura di Rina, capisce bene che per me poteva costituire un pericolo, vivevo tranquillo, insomma, non volevo che mi avevano assicurato che tutta questa storia non sarebbe mai venuta fuori, avevo avuto anche queste assicurazioni da mio padre. Nel momento in cui incomincio a leggere queste notizie, poi ne incomincio a parlare un pentito di Massimo Ciancimino, incominciano a parlare che lo stato sbirro, incominciano a nascere in me certe preoccupazioni che ovviamente poi dicono di stare tranquillo e che il mio nome non sarebbe mai. Prego, pubblico ministero. Senta,
poche altre domande sull'argomento. La prego, Presidente, perché sennò gli sgozzo. Sì, vediamo di concludere almeno questo argomento sul documento e poi allora, suo padre, lei ha detto, commentò subito con quell'epiteto dicendo che queste richieste o contro richieste, lei ha detto, aver detto suo padre, provenivano da Rina. Le dico e le chiedo se con suo padre, all'epoca o dopo, avete mai commentato, meglio, se suo padre le ha detto, se materialmente quella grafia fosse ricollegabile a Rina, cioè se suo padre disse, che noi già ieri abbiamo parlato più volte di bigliettini ricevuti da Rina, prevalentemente manoscritti, a proposito della grafia, suo padre le disse qualcosa, se era riconducibile a Rina o a qualcun altro? Mi disse subito che sarà fatta scrivere da un terzo soggetto, perché dice troppo, anche nei punti, anche se conclusionati e senza, era scritta in italiano, mio padre poi conosceva la grafia del Rina, per cui aveva escluso a priori che questa fosse, ovviamente aveva la certezza che proveniva da Rina, perché era certificato al fatto che il Cinagli l'aveva consegnata come le richieste fatte da Rina. Senta, 92. Sì. Lei dice: mio padre apre questa busta, legge. Sì, si meravigliava pure su chi era il consulente. Io le chiedo questa busta, o meglio, questo appunto, questo documento. Suo padre lo esibì, lo consegnò, lo fece vedere ai carabinieri Mori e De Donno? Sì, ne consegnò una copia al colonnello Mori, anche per affermare quanto stabilito prima da lui, che dialogare con il soggetto Rina aveva portato a questo, che era qualcosa di inaccettabile. Per cui ne consegnò una copia al colonnello. Come lo sa lei, signor Massimo Ciancimino, e quando lo sa? Cioè, dopo che suo padre apre questo documento, cosa le dice o le chiede? Gli mette un post-it, mio padre li chiamava post-it, per la redazione di questo libro stavamo o io o mio padre etichettando tutti i documenti per poi su questa bozza di libro cercare appunto di ampliare il racconto anche con l'ausilio dalla documentazione da allegare. Mi chiamava Memotac Post-it, dove scrisse consegnato personalmente per ricordarmi, e mi raccontò questa fase. Ovviamente per me qualcosa di ovvio e scontato nel momento in cui... Quindi lei lo apprende nel 2000, questo, sì, che sì, era sì, stato consegnato. Allora non ha saputo, nel 92, no. Che fosse stato consegnato questa copia, questo documento ai carabinieri. Intanto, lei ce l'ha il documento ancora davanti? Sì, no. Margine si legge una frase. La stavo leggendo prima. Consegnato spontaneamente al colonnello dei carabinieri Mario Mori de Rossi. Questa manoscrittura di chi è? È di mio padre, inconfondibile. E questo però è stato vergato, questo documento, davanti a lei, quindi nel 2000-2001? Nel 2000, quando stiamo facendo ordine con i documenti. Mio padre nel catalogare i documenti, come faceva sempre il suo solito, avrà altri documenti dove mio padre mette sempre... o scrivevo al lato qualcosa, io ero un poco più speech, magari non mettevo il post, scrivevo a penna, mio padre era più preciso e metteva al lato per far riferimento poi dove collocare nei famosi allegati del libro. Già mio padre in precedenza aveva scritto un libro che era Le Mafie, con una cosa come 600 allegati. Questa doveva essere un'operazione molto più di sintesi, che riguardava fatti miei. Ma torniamo un attimo a quella che era anche la sollecitazione sia iniziale della mia domanda che della domanda ulteriore del Presidente. In quel momento, 1992, quindi poco dopo il 29 giugno, forse lo stesso 29 giugno, il 30 giugno, 1 luglio, non ha importanza, quando suo padre apre la lettera, fa quel commento, le chiede qualcosa in ordine a qualche appuntamento da fissare immediatamente? Sì, mi chiede di prendere appuntamento con il Loverde e con il signor Franco.
Presidente, io sono agli sgoccioli. Sì, infatti volevo, se ce la fa, ancora un piccolo sforzo, se riusciamo almeno a chiudere questo. Sul punto, le volevo dire che lei, in data 1 febbraio 2010, non soltanto in quella data, anche in molti precedenti verbali, aveva, comunque ho qua la trascrizione dell'udienza del 1 febbraio 2010, pagina 153. La domanda del pubblico ministero era questa: il colonnello Mori e il capitano De Donno vennero messi a conoscenza di queste richieste? In qualche modo gli venne esibito questo documento? Vennero messi a conoscenza di quelle che erano le richieste che provenivano da Salvatore Riina? Ciancimino Massimo: guardi, ricordo esattamente quando ho consegnato la busta contenente questo plico, questo foglio, questo mezzo foglio, non mi ricordo, a mio padre. Mi ricordo che lo appoggiai sul letto, perché lui al solito doveva poi espletare quella che era la sua attività rituale, di guanti per apertura e robe varie. Lo stesso mi disse di rimanere in casa, perché da lì a poco avrei dovuto chiamare il capitano De Donno per prendere un nuovo appuntamento e di chiamare anche il signor Franco. E poi lei racconta poi la cosa del memo TAC, però riferita dopo. Però questa affermazione, cioè che nel momento stesso in cui suo padre apre... Lei ha detto Provenzano. Lei ha detto lo verde... È un lapsus, ha detto Provenzano. Perché, Io le chiedo di sapere... oggi ha detto signor Franco e Provenzano. Nel verbale ha detto il capitano De Donno e il signor Franco. Sì, anche il capitano De Donno e il signor Franco, ma anche di prendere un appuntamento, se non erro, che è stato preso con il Loverde. La domanda intanto era quindi sul... Ha ricordo certo che suo padre le disse subito di prendere un appuntamento subito, immediato? Con i carabinieri. E lei lo prese questo appuntamento? Sì, l'ho presi subito, perché mio padre doveva espletare quelle che erano le sue sensazioni, cioè... la strada per la quale l'avevano invitato ad andare avanti nel dialogo con Riina era una strada impercorribile. Poi fu mediata in seguito... Con il contropapello. Esatto, con cercare di trovare... mio padre doveva studiare questo documento e presentarsi a un appuntamento col Provenzano per far avere a Riina qualcosa, prendendo spunto da questo documento, qualcosa che poteva essere accettabile da parte di un dialogo di mio padre con le istituzioni, fare una sintesi. Fu pregato mio padre di non abbandonare completamente la strada di Riina. Cerchiamo, gli avevano detto, sia il Loverde, sia di mettere a punto qualcosa che potesse essere discutibile. Sicuramente, dice mio padre, io con questo non posso andare a discutere con nessuno, perché parliamo di fantascienza. Sì, lei ha detto ho preso quindi un appuntamento con i carabinieri, e poi ci fu effettivamente un incontro. Sì. Lei in qualche modo l'aveva detto prima. L'avevo detto, un incontro collocato in questo periodo tra il... Quindi a distanza di pochi giorni da questa apertura, della busta proveniente da Cina, ci fu un ulteriore incontro. Esatto. Siamo sempre prima del 19 luglio. Del 19 luglio. Presidente, adesso ci fermiamo qui. Perché dobbiamo aprire poi un'altra fase. Vabbè, allora non possiamo che prendere atto. Sono l'una successiva alle altre. Grazie. Sì, non possiamo prendere atto delle condizioni di salute rappresentate dall'imputato, e peraltro in parte evidenti. E quindi prendiamo atto, ci aggiorniamo, speriamo che la prossima udienza, tra l'altro sarà tra una settimana, possa essere più in condizioni magari per poter... È una labirintite, non è che... Ah no, avevo capito che c'erano anche problemi più... Sì, ma si manifesta pure anche con febbre estrema. Ah, ecco lei, vabbè. Comunque, l'auspicio in ogni caso noi l'abbiamo, poi vedremo. Io il primo. E allora, al momento lei quindi può ritornare... Restituisce al Presidente. Sì, può restituire il documento e ritornare. È destino tuo. E quindi allora ci aggiorniamo, non avendo altre attività, se non ci sono richieste da parte di nessuno, no. Quindi ci possiamo aggiornare come da programma per la prosecuzione, sempre dell'esame dell'imputato Ciancimino, all'udienza dell'11 febbraio 2016, ore 9:30, stessa aula, e di tale rinvio si dà avviso orale ai presenti.
e si, per la stessa data si dispone la riattivazione dei collegamenti per la partecipazione a distanza degli imputati. L'udienza è tolta. Buongiorno a tutti.